Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di uh, UFO Reports, una puntata speciale questa che aprirà una serie di puntate speciali dove chiaramente parleremo di un argomento specifico, un argomento tutto italiano che vede, insomma, guarda in maniera specifica una zona uh, regionale, se vogliamo definirla così ben definita, perimetrata, che è quella della Val Malenco. Sappiamo essere la Val Malenco una zona molto particolare eh, da, da decine di anni, insomma, ci sono testimonianze, ci sono fotografie, ci sono video e per approfondire questa tematica tutta italiana non potevo scegliere l'elemento migliore di Andrea Dalbon. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti, cioè grazie di tutto. Salve. Ciao a te. È un piacere averti qui, anche perché, insomma, adesso vedremo anche il perché eh, abbiamo scelto proprio Andrea. E lo abbiamo scelto proprio grazie ad un'amicizia che abbiamo in comune, che è quella di Diretta da Andrea. Ciao Diletta, benvenuta Ciao Marco. Ciao a te, grazie per ospitarci. È sempre un piacere e soprattutto, eh, volevo voi due insieme per un semplice motivo. Innanzitutto, perché Andrea diciamo così ha studiato questa tematica sul posto. Cioè è stato proprio sul luogo, ha filmato, ha visto, con un gruppo chiaramente di ricerca con persone di tutto rispetto. Non stiamo parlando certo di eh, nomi qualunque insomma, sono persone abbastanza interessanti anche per il loro retaggio che insieme, insomma, hanno filmato, hanno visto, hanno registrato, hanno fotografato determinate situazioni che ci racconterà di volta in volta e che avremo anche la possibilità di vedere di volta in volta. Quindi ha messo a disposizione Andrea, e di questo lo ringrazio infinitamente, tutto il suo materiale, che vedremo insieme, video, foto e quant'altro, che ci permette un attimino di fare un quadro della situazione di questa zona specifica, che quanto, a quanto pare è molto particolare. Chiaramente ho voluto anche Diletta, perché Diletta diciamo, è un po' nativa di quelle zone, quindi eh, è ovvio che, eh, essendo autoctona, è ovvio che la cosa migliore è avere anche un'altra testimonianza, perché sicuramente anche Diletta ha avuto esperienze in prima persona, ha visto cose che sono fuori dall'ordinario in quella zona e quindi era giusto anche farvi questa intervista insieme. Allora, caro Andrea, io partirei proprio col chiederti innanzitutto una cosa specifica che penso sia la domanda delle domande. Innanzitutto, eh, che cos'è che ti ha appassionato a questa zona e perché hai scelto proprio questa zona, al di là del fatto che chiaramente è vicino al tuo territorio di nascita, però insomma spenderci dieci anni all'interno di questo territorio per fare ricerca, insomma ti deve aver spinto sicuramente una, una forte voglia di informazione, di curiosità. Guarda, allora, sinceramente diciamo che sono gli eventi no, che ti portano a volte a, ad indagare nelle, nelle varie zone. In questo caso specifico è stato proprio una. Un, un, diciamo un, un filo comunicante, un destino no? che si è unito e mi ha portato in, in Balmalenco eh, specialmente la, nella prima occasione eh, perché eh, io avevo iniziato a studiare quindi ufologia era già comunque da diversi anni che mi occupavo di, di, di ufologia quindi eh, ho iniziato a girare vari, varie zone d'Italia dove c'erano avvestimenti, quindi man mano che mi presentavano le fotografie, le analizzavo e le trovavo interessanti, mi recavo su quel luogo. Eh, la fortuna vuole che, eh, grazie ad un amico in comune, eh, abbiamo, abbiamo avuto delle fotografie di, della, della polpa della Valmalenco e da lì ho detto: bene, andiamo su e verifichiamo un attimino eh, che cosa sta succedendo, anche perché eh, la Valmalenco, tra l'altro, è eh, è una valle, praticamente sono tre valli adiacenti che sono la Val Malenco, c'è la Valtellina e la Val Camonica la Val Camonica come sappiamo ci sono le incisioni rupestri degli antichi camuni eh, e c'era poi la parte della Valtellina e la parte della Val Malenco che inizialmente c'era quindi questo legame un po' storico no? abbiamo voluto dare questo legame storico eh, e abbiamo scoperto che tutto, mh, non so se hai uh, presente ci sono delle linee geomagnetiche, ma tu sai bene di cosa parliamo: uh, che, uh, sono, uh, collegano un pochettino tutta una rete, diciamo del sottosuolo e dei territori. Uh, e abbiamo scoperto che, um, proprio tra la Val Malenco e la Val Camonica, quindi poi le valli che poi vengono interessate, quindi anche di Letta, appunto, che uh, proviene dalla Val Camonica, uh, ci sono queste linee che, si, che ne rendono praticamente una una specie di intersezione proprio tra Sondrio e l'Adamello, quindi tutta quella zona lì. E ovviamente questo è stato uh, un primo input, no? quindi ricevo queste fotografie le verifichiamo. Uh, scopro che in effetti apparentemente non c'erano uh, manipolazioni sulle fotografie. All'epoca, tra l'altro, mi occupavo anche di fare analisi grafica, quindi uh, mi stavo... Specializzando, eh, parliamo ormai comunque di un, un po' di anni fa, mi stavo specializzando proprio in queste analisi grafiche, le ho trovate appunto interessanti. Ho detto a questo punto: perché non provare, avendo questo amico in comune che viveva proprio in Valmalenco, che tra l'altro è uno dei testimoni che poi è diventato uno dei testimoni eh, fondamentali della, un po' su tutta la storia che mi è capitata su, abbiamo iniziato a, a risalire la valle. Adesso non so se. Eh, puoi far vedere, non so, ad esempio le, le, la Sì, di... sì adesso, adesso faremo vedere anche le fotografie che tu hai gentilmente offerto, insomma, anche delle varie linee magnetiche che esatto. si intersecano sì. proprio su Sondrio. Però prima di questo volevo chiedere anche a Diletta, no? eh, Visto che, mh, insomma, Diletta è della Val Camonica, quindi, insomma, allora. fa parte di quella zona, l'ha conosciuta perché ci è cresciuta in quella zona. Tu anche hai avuto delle esperienze dirette da questo punto di vista, giusto, Diletta? Sì, sì, parecchie. Tanto più che nello specifico, della parte dove abito io della Valcamonita è proprio l'alta valle, dove ci sono le incisioni rupestri, e tra le altre cose eh, ho potuto vedere io con i miei stessi occhi che in concomitanza in linea eh, verticale, da dove c'erano magari gli avvistamenti, sotto c'erano le incisioni, particolarmente quelle fatte a spirale, oppure le cosiddette coppelle, e via la così. Sì, sì, comunque non sono l'unica che l'ha visto, tante persone hanno fatto questo tipo di, di avvistamento. Ma anche eh, recentemente so che vengono visti eh, i globi, quelli arancioni, ultimamente di più quelli, oppure in precedenza, come farò poi vedere Andrea, gli stessi triangoli, quelli eh, color blu-azzurro che sono stati fotografati in Val Malenco, si vedevano anche da noi, perché comunque in linea d'aria siamo lì, siamo lì, praticamente una linea dritta, C'è la sì. Val Camonica poi dalla Prica si scende e si va in Valtelina e in Valtelina abbiamo subito Peglio con la stella di Cassionetto, che anche quella fa sempre parte delle incisioni, che non è tanto conosciuta, è giusto per chi è eh, interessato all'ufologia, alla paleostronautica e poi salendo il fenomeno della Val Malenco che ci descriverà ancora meglio Andrea che è proprio plateale non, non, non ci si può nascondere da nessuna parte perché bene o male chiunque va lì volente o nolente li vede cioè vede questi oggetti che eh, si palesano anche tranquillamente durante il giorno sì, io volevo farvi anche un altro paio di domande prima di iniziare con le immagini? No? Innanzitutto, allora, visto che ci sono delle uh, pitture rupestri, immagino che questa zona uh, sia interessata da questi fenomeni da, da illo tempore? No? Cioè, non è una cosa recente, ma è una cosa che uh, si sviluppa nel tempo. Uh, secondo voi e parto da Andrea, secondo voi uh, è possibile che allora stiamo parlando di entità che in realtà? Anche se proveniente da altri mondi o altre dimensioni, definiamole come volete, poi stazionano qua eh, in maniera fissa, magari nel sottosuolo, e quindi siano un po' come si discute spesso in California del Monte Shasta no? che sono zone molto simili alla Val Malenco. Ecco, siano delle zone dove effettivamente nel sottosuolo ci possano essere eh, delle, delle basi, delle. Eh, non so neanche come definirle. Insomma, delle zone di stazionamento di queste entità, secondo voi, Andrea? Ma guarda, allora, io, è chiaro che una risposta certa a questa domanda non c'è, eh, però c'è la connessione sul, sul fatto che, eh, parliamo storicamente parlando, eh, se c'è stato un, un popolo, quindi parliamo in questo caso degli antichi comuni, che eh, parliamo di migliaia di anni fa, perché ci sono incisioni rupestri che potrebbero risalire tranquillamente a 6500 anni fa. E se queste popolazioni hanno perso eh, molto del loro tempo andando in zone inside, perché non era facile accedere a queste zone montane per poter andare a incidere queste rocce, quindi se, una, se, se hanno perso tutto quel tempo impegnandosi e rischiando eh, la loro vita eh, tranquillamente, perché andare, ripeto, su in zone montane in quelle 6.500 anni fa non era così semplice. Per, per incidere e ricostruire alcuni aspetti che poi eh, si possono ritrovare nelle incisioni ancora oggi. Quindi c'è l'ipotesi degli antichi astronauti, appunto, che eh, sono, sono raffigurati in Monica. ma la stessa rosa Camuna, che poi è simbolo della Lombardia, eh, potrebbe ricondurre a uno dei vortici di cui si discuteva prima. Quindi se si sono persi tanto tempo e tanta cura per poter, fare questa, per poter lasciare questo, questo lascito, questa... Ehm, questa testimonianza ecco, questa testimonianza eh, io penso che sicuramente ci sia una correlazione quindi non escludo eh, che eh, anche loro abbiano attinto quindi questa, questa questa conoscenza questa cosa per costruire una rosa camuna eh, sì, poter poter incidere eh, gli antichi astronauti sicuramente hanno, hanno voluto lasciare questa, questo messaggio eh, questo vuol dire che sicuramente loro qualcosa avevano visto. Ecco, il concetto è, quindi 6500 anni fa, eh, fa c'era qualcuno che già aveva visto qualcosa. Poi, oggigiorno, abbiamo molta più tecnologia, molta più eh, possibilità di visionare determinate zone. Eh, poi dopo io spiegherò perché prima ho anticipato delle linee geomagnetiche, poi spiego ovviamente anche il perché siamo arrivati alle linee certo. geomagnetiche. Certo, certo. E quindi, secondo te, diretta, se effettivamente esistono queste razze, stiamo parlando di razze differenti? Stiamo parlando di una razza specifica? Secondo te, stiamo parlando di strutture extradimensionali, extraterrestri? Ti sei fatta più o meno un'idea? Chiaramente, sì. nessuno può rispondere a queste domande, diretta, lo sappiamo tutti, però magari sì. ognuno sì. ha la propria impressione, no? Sì, la, la mia impressione personalissima, in base a quanto ho potuto vedere con i miei occhi e comunque andando anche in Valmalenco e girando parecchio in zona, eh, sì, secondo me, questo è il mio punto personalissimo di vista, non ci sono soltanto, chiamiamole razze per, per dargli un'idea un di cosa possano essere, comunque diverse forme di... di di creature che arrivano anche sicuramente da altre dimensioni perché ci sono sia quelli tangibili e questo lo possiamo notare anche dalla diversità dei velivoli che, che possiamo vedere nel cielo e per cui a seconda del velivolo che può essere diciamo dimensionale di questa 3d eh, possiamo anche vedere i globi che probabilmente non sono di questa dimensione però Certamente sono tutte ipotesi. Io posso dire quello che ho visto, quello che presumo, eh, per cui posso portare questo tipo di testimonianza che è la mia. Ecco. Sì, comunque, secondo me ci sono anche eh, delle basi. Questo è sempre il mio personalissimo parere che secondo me è più che sotterraneo, ovvero sotto il sottosuolo, almeno lì nelle Alpi Orobie e non mi riferisco soltanto a un pezzettino, ma proprio secondo me anche all'interno dell'intera catena ci sono delle strutture. Come siano fatte non lo saprei dire, però solitamente quando si vedono i velivoli, quelli proprio luminosi, vedi che spariscono dentro le montagne, proprio quelli proprio che sono dei globi vedi che passano così dentro la montagna per cui questo è, è quello che ho visto e quello che posso dire eh, questo è molto interessante anche perché insomma detto da, da persone che oh, scusatemi scusatemi sì, detto da persone che chiaramente eh, vivono la zona conoscono la zona quindi insomma sanno benissimo di che cosa stanno parlando penso che sia abbastanza importante allora io direi di far vedere Tutte le immagini che tu ci hai portato, caro, caro Andrea, così sia tu, sia diretta, potete un attimino commentarle eh, partendo appunto da queste linee energetiche di cui stavi anticipando il tutto, no? con cui stavi anticipando Bene. il tutto. Allora vediamo un pochino di mettere, eccola qua. Allora, qui siamo a Pizzo Scalino, sì. cioè esatto, perché cioè Pizzo Scalino sarebbe. Una è, una è una montagna a forma, tra l'altro, con la cima a forma piramidale, uh -huh. eh, posta proprio sopra la Val Malenco, quindi è diciamo forse la montagna più conosciuta e più famosa della Val Malenco, eh, circa 3200 metri di, di, di altezza, uh -huh. e, e da questa cima, in effetti, come diceva prima Diletta, eh, ci sono, sono state parecchie testimonianze, parecchie occasioni in cui la gente vedeva questi velivoli entrare e uscire dalla cima di questa montagna. O perlomeno vedeva queste luci, queste sfere o queste, queste forme diciamo luminose che effettivamente entravano proprio su sulla cima e scomparivano. Quindi qualcosa lì deve essere successo. A me personalmente è capitato eh, di filmare uno di questi oggetti e uscire dalla montagna ed è stato un filmato, tra l'altro, che uh, è una delle prime volte che era andato su, e mi sono accorto in pochi decimi di secondo, perché era veramente due frazioni di secondo, papac, vedi questo oggetto che da, esce dalla montagna e parte, va verso il cielo. Ed quindi possiamo auto. parlare anche di porte, di porte dimensionali, possiamo potrebbe essere. Di possiamo parlare tranquillamente anche di porte dimensionali, anche perché noi non sappiamo esattamente che tecnologia possono avere, uh, quindi... Uh, ci sono testimonianze di, di, di gente che ha visto uh, il cielo aperto dei vortici, dei piccoli vortici luminosi aprirsi, l'oggetto entrare e scomparire. Quindi è possibile che ci siano portali dimensionali, è possibile che specialmente in quella montagna ci siano portali dimensionali, anche se poi, come diceva, la catena montuosa, è, è, cioè nel senso tutta la zona, è poi in realtà è più ampia, non è basata solo sul pizzo scalino. Subito scaline, dove io eh, mi sono recato più volte eh, certo. ed è una zona, tra l'altro, eh, dove sono stati eh, fatti degli avvistamenti eh, da più persone, ma poi lo vedremo in alcune foto. Tra l'altro, io, le, le fotografie che vedremo oggi sono sì una testimonianza e una, una prova, anche se poi prove certe, ovviamente, se uno non va e vive l'esperienza da poterla vedere dal vivo, è chiaro che è sempre un bisogna considerare che quelle foto siano uh, in buona fede uh, io infatti oggi, c'è cioè in, in tutte queste puntate che cerchiamo di fare, vi racconto la mia storia quindi racconterò la storia che ho, visto, che ho vissuto io, sia a livello di ricerca sia a livello personale che... Sì, ma io credo che Andrea qui nessuno cerca di convincere nessuno noi qui oh. portiamo delle testimonianze come la tua, come quella di tanti altri ospiti come quella di Diletta, che chiaramente servono semplicemente ad ampliare quello che può essere il bagaglio di una persona, però Chiaramente qui nessuno ha l'intenzione di voler convincere nessun altro. Sono testimonianze, ci sono, vedrete delle foto, vedrete delle immagini, vedrete dei video, ascolterete degli audio, che vi permetteranno poi di farvi un'idea. Poi ognuno si farà la sua, chiaramente, senza, senza voler nulla pretendere, insomma. No? Qui vediamo delle linee particolari. Allora. Sì, uh, queste erano, sono delle, diciamo delle, delle raffigurazioni che abbiamo fatto perché eh, abbiamo cercato di tracciare le, queste, appunto queste linee geomagnetiche uh -huh. eh, perché, tra l'altro, siamo finiti alle linee geomagnetiche. In realtà, non è arrivato subito intuitivo, ma ci abbiamo messo un po', abbiamo dovuto fare qualche piccola eh, verifica. Ma abbiamo scoperto che, tra l'altro, le zone in giro per il mondo, dove vengono generalmente eh, effettuati numerosi avvistamenti, casualmente sono intrecciate da questi nodi magnetici, da queste linee magnetiche. Che attraversano proprio quelle zone, quindi abbiamo ipotizzato che eh, può essere un metodo che usano loro per, eh, per, diciamo, spostarsi in maniera più rapida, comunque in maniera più, più costante, più coerente, non a caso eh, le, loro, le, loro, le loro propulsioni, diciamo, quindi il, il modo che hanno per, per viaggiare sono considerati magnetici e quindi eh, Diciamo, fanno una trigonometria sulla linea geomagnetica attraverso il meccanismo che hanno loro, che è comunque una propulsione di cronologia avanzata che noi non abbiamo o apparentemente non abbiamo. Eh, e, e che apparentemente è, proprio... è carino, apparentemente è carino. È carino. Sì, eh, diciamo così, facciamo finta che direbbe un amico mio. Eh, e quindi abbiamo, a quel punto, abbiamo tracciato eh, attraverso la dei siti abbiamo scaricato le mappe delle linee geomagnetiche e ci siamo accorti che proprio su Sondrio e tutta la zona quindi che va fino all'Adamello eh, c'è questa doppia, doppia linea che va a intrecciarsi e ed effettivamente è considerata anche delle, una delle zone dove ci sono spesso e volentieri avvistamenti tra l'altro in Italia credo che la Val Malenco ormai sia eh, per numero di avvistamenti credo che sia una delle maggiori Assolutamente, non assolutamente. tanti altri posti con così tanti avvistamenti da tante persone e con una frequenza così ampia. Quindi, io sì, sì. sono, sono dell'idea che queste, queste linee probabilmente hanno un nesso quindi c'è una connessione. Non a caso, ripeto, anche in giro per il mondo, uh, la zona del silenzio, la parte sopra eh, sono tutte zone dove in effetti ci sono queste particolarità. qua potete vederlo bene nell'ingrandimento dove queste linee tendono a, a, a viaggiare proprio sulla, tra Valmalenco e l'Adamello ed è la zona dove in effetti generalmente vengono avvistati questi oggetti. Eh, sono oggetti, e qui potremmo entrare in un dibattito eh, più acceso, nel senso, questi sono oggetti che viaggiano al, eh, fuori o sono oggetti che sono stati adattati, cioè sono fatti per viaggiare all'interno della nostra atmosfera? Mm. Perché quello è un altro punto di, di vista che ci siamo fatti, perché poi più delle volte, a parte qualche occasione dove c'era diciamo, l'oggetto enorme, generalmente non sono così grandi questi oggetti. Io non so quanto poi possono viaggiare all'esterno, non ne ho la più pallida idea di questo, ovviamente. Noi siamo, qua, siamo sempre nel campo dell'ipotesi. Uh, chiaro chiaro Beh, ma come però, dicevamo anche prima con Diletta no? c'è l'idea che poi stiano stazionando qui magari da, da parecchi anni insomma è abbastanza, abbastanza vivida in molti di noi no Diletta sì sì sicuramente più che anni parliamo proprio di millenni ehm, sarò ripetitiva comunque io prendo sempre ad esempio le incisioni rupestri tipiche nostre della banca monica perché, se noi andiamo ad analizzare quello che loro eh, facevano su queste pietre, incidevano, come diceva anche prima Andrea, è ripetitiva la questione, però il dato di fatto è quello: non avevano del tempo da, da perdere, magari per, per fare proprio quel disegnino lì, che come ho detto anche prima andava a corrispondere con gli avvistamenti. E sì, sicuramente sono da lì, lì, prima ancora che noi arrivassimo come esseri umani diciamo e questa è sempre la mia opinione eh? E... Eh, ma sì. una domanda che vorrei fare a tutte e due no è una cioè ma secondo voi sono qui perché cercano di, interag di interagire con noi come esseri umani per interagire con il territorio perché sono interessati al territorio chiaramente sono domande alle quali sicuramente vi sarete posti anche voi decine di volte però che idea vi siete fatto visto che siete autoctoni di quella zona che l'avete studiata l'avete vista con i vostri occhi diretta Dunque, secondo me loro sono lì soltanto perché ci devono stare, perché devono fare le loro ricerche, Questo anche perché solitamente l'accostamento è ehm, cave, ci sono sempre delle cave di pietra, zone eh, molto ricche di particolari minerali, e magari la prossima volta porto qualche libro dove parla appunto dei de, de minerali tipici delle nostre valli e, mh, e poi comunque... Eh, non, non hanno tutto questo interesse loro a interagire con noi perché non, non hanno sostanzialmente nulla che spartire con noi. E secondo me loro, oltretutto, alcuni sono lì proprio a, a controllare il territorio affinché mantenga determinate condizioni. Eh. Mm. Questo è molto interessante. Secondo te, Andrea, che idea ti sei fatto? Mm -hmm. Diciamo che possiamo definirlo come un dipartimento a scopo scientifico. Sì, sì, sì. Okay? Quindi sono fondamentalmente lì per studiare determinate, eh, penso, geologie della Terra, quindi minerali fondamentalmente. Eh, sono qui da, da prima perché, come abbiamo visto, degli antichi, ma poi... Non ci sono solo le, 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 le tracce delle incisioni, ci sono numerose leggende e miti che parlano, specialmente in quella zona, di eh, cavalieri che durante la notte eh, sì, si imbracciavano formando battaglie sulle cime del, del Pizzo Scalino. Per carità, sono tutte miti e leggende. Quindi io non sto dicendo che sia una descrizione eh, diciamo, fedele, eh, però, altra piccola curiosità, eh, per Arrivare su in cima alla pizza della, al pizzo scalino ci sono due percorsi. Quello sulla destra si chiama il passo degli Ometti e non è stato ideato adesso. e eh, questo nome qua, se lo porta indietro già da 300-400 anni probabilmente. Se non ricordo male. Quindi, se proprio vogliamo usare un po' di fantasia, dici come mai si chiama il passo degli Ometti? Eh, certo. Ok, questa è una raffigura. L'idea comunque è che ovviamente loro sono qui. A, a scopo scientifico. Uh, quindi uh, non a caso poi nella valle uh, a fianco che okay, la Val di Togno no, come se non ricordo male, la Val di Tonio, comunque ci sono delle cave di uranio. Sì. E anche lì. Eh guarda beh, caso ci sarebbe da parlare, di parlare su di questo di il solito fila. Sì, sì. Beh, diciamo allora che noi siamo praticamente un pianeta di ricerca e sviluppo più che altro. Ovviamente. Per loro siamo ricerca e sviluppo. Sì, sì. sì, sì. Allora, eh, qui abbiamo visto appunto queste, queste sì. linee che si intersecano proprio in questa zona, il che fa pensare che effettivamente insomma, ci sia una linea energetica particolare che permetta a loro di viaggiare con rapidità o altrimenti comunque che siano effettivamente interessati a questo tipo di eh, zone specifiche. Mia Adesso entriamo nello specifico, qui vediamo la prima fotografia che è stata scattata. Okay. Questo è sempre Pizzo Scalino, giusto? Questo è Pizzo Scalino, esattamente lui. Ok. Lui, eh, questa è la prima fotografia che, tra l'altro, io ho ricevuto. Quindi, quando ah. ho, la prima volta che eh, ho sentito parlare della Valmalenco, mi hanno mandato questa fotografia qua proprio. Scattata da un testimone. Mm -hmm. Tra l'altro, eh, è una doppia fotografia, perché nel senso che c'è una fotografia e poi una sequenza dell'altra, ma in questa qua si vede bene. È stato inquadrato questo oggetto. Scusate. A cui sono... Scusate. E, ecco. e quella di comunque è stata la prima fotografia che noi abbiamo eh, visto. Io dico noi perché era, era il mio piccolo gruppo, eravamo con Diletta. All'epoca avevamo fatto un piccolo gruppo di, di ricerca personale nostro che si chiamava il gruppo ricerca intelligenza aliene, che era il Gria. E è ricevuta ricevuto questa fotografia qua molto particolare perché, come si può vedere, eh, tra l'altro l'oggetto appare metallico. Eh sì. è perché è in movimento quindi eh, sulla destra aveva sì. prima la luna adesso invece l'oggetto si vede bene che ha questa forma eh, tra l'altro al centro più luminosa come se fosse una, eh, un riflesso di, di una parte metallica comunque mm -hmm. questa mh, verificata la foto ovviamente non è manipolata non era manipolata tra l'altro eh, poi negli anni mi sono anche divertito a, a, a ricercare sempre di più le, le coppie degli originali quindi non andavo più a Foto che mi arrivavano da internet o che mi arrivavano su, sul cellulare, volevo le copie direttamente dalle sim delle macchine fotografiche perché è il modo più rapido e genuino per poter fare delle analisi fotografiche. Certamente, certo, chiaramente. Questa è stata la, la prima fotografia che ho ricevuto e da lì, eh, insieme ad un'altra piccola serie di fotografie, ho deciso poi di andare eh, in Valle la prima volta, quindi andare a conoscere. Eh, Diciamo la, la zona con il, il vari, i vari testimoni. E la seconda parte è quella che stiamo vedendo adesso. Che è questa qua, è una ecco, questa, ripeto, anche qua è, una, è un discorso dove vale più la storia della foto, delle, delle fotografie che vedrete. Anche se poi le fotografie sono molto belle, ma in realtà è la storia che è intrigante. Eh, qui si trovavano eh, per la posa della croce, l'anniversario la, della posa della croce di Pizzo Scalino quindi il 150 anniversario, tra l'altro era da poco morto Voitiva, e quindi hanno deciso, vari sindaci, eh, c'era qui potete vedere, c'erano eh, vari sindaci dei vari paesi linitrofi. c'era il comandante dei Carabinieri Alessandro Di Roio, di cui poi ne parleremo parecchio, e eh, c'era il Monsignor, ad esempio, Monsignor Coletti, che all'epoca era il Vescovo di Como, che si sono diciamo, messi a disposizione e sono andati sulla cima di Pizzo Scalino per fare questa messa in, uh, in onore sia di Voitiva, che era appunto mancato da poco, sia per la ricorrenza della posa della croce. Uh, insieme a loro, ovviamente, c'erano circa cento, un centinaio di testimoni, poco più, che sono partiti e sono andati tutti insieme per raggiungere la cima. Tra l'altro, a fianco al, al vescovo, qua, questo è un episodio un po' diverso, nel senso, vedete l'elicotterista, perché in realtà il vescovo non è andato su a piedi, si è fatto portare a un quarto d'ora da lì, ed è andato poi su, solo l'ultimo ah quarto d'ora, perché risalire la cima di Pietro Scalino diventava complicata. Ah in quell'occasione, fatta la cerimonia, eh, tra l'altro ci sono i video in giro dove viene fatta la, la, tutta quanta la cerimonia. a fine cerimonia accade qualcosa di particolare. E eh, ci sono, questo era tra l'altro il 2010. Eh, ci sono, si può, si può vedere nelle foto successive, che a Eccolo. un certo punto, questa è una, la, la, come potete vedere, c'è un oggetto in alto a sinistra che a un certo punto, a fine cerimonia, inizia a gironzolare sopra le loro teste. Se vedete l'oggetto ingrandito al centro, la mano che sta scattando la fotografia non è quella del vescovo, in realtà, però è di, una, è di un signore a fianco. Adesso con combinazione c'è l'ingrandimento lì, quindi non si vede. E questa è una prima fotografia, dove a un certo punto questo oggetto si è fatto vedere e già qualche d'uno, come potete vedere, considerate 100 persone che stanno guardando questa cosa. Quindi non è che stiamo parlando eh, di un avvistamento casuale fatto per fortuna da una persona che ha scattato una fotografia. No, no, l'oggetto è stato visto, visto e, e la gente ha iniziato a vederlo e fotografarlo. E dici, va certo. bene, perché per i più scettici possono dire quello stava fotografando il cielo, in realtà non è così. Non può dire che è un uccello, insomma, perché insomma, l'ingrandimento si vede che non è un uccello. Anche questa qui mi sembra no? Questa seconda fotografia qua, c'è il Monsignore di nuovo dietro, il Vescovo, poi a fianco a quella, a quella persona lì c'è il Comandante dei Carabinieri, che adesso non si vede, ripeto, perché c'è l'ingrandimento, però anche lì, si è messo lì, c'era l'oggetto che stava gironzolando e quando ha deciso di fare la foto, si è messo dietro la loro fotografia. Questo vi posso garantire, tra l'altro, che eh, anche in analisi è metallico, quindi non ha niente a che vedere con un uccello sfocato, non è un insetto, è un oggetto identificato, nel senso è un oggetto vero e proprio di metallo. Eh, questa fotografia qua, tra l'altro, è finita anche al vescovo, anche se poi quando siamo andati a domandargli... Tramite un amico che era andato a domandargli, si è recato proprio lì per dirgli: Ma lei cosa ne pensa di quell'oggetto che avete fotografato? Lui ha detto che lui non ne sa so niente, eh, ne so niente. Lui, però era parzialmente ironico, perché poi, nella sua bacheca dietro le sue spalle, aveva questa fotografia. ok quindi, questa è una terza fotografia sempre ripresa nella stessa zona. Questa la stessa, allora, questa qua era durante la risalita in realtà, quindi è successo un po' prima di, questo, di, di questa persona che anche lui uh, è riuscito a fotografare, si è praticamente si è fatto fotografare ed è venuto fuori quell'oggetto sulla destra nero che uh, apparentemente qua non ci sono, uh, sembra un oggetto anche questo, mm, lo stesso tra l'altro che è stato poi fotografato anche dopo però mm -hmm. non è così ben messa a fuoco quindi per carità è tutto, tutto indiscutibile certo. ma l'oggetto sembra evidente certo. eh, e soprattutto sulla sinistra ci sono questa formazione che eh sì. o erano eh, sei uccelli migratori che con la lampadina perché volevano vederci di notte oppure qualcosa di diverso ecco e qualcosa di particolare ovviamente questo era successo durante la risalita quindi prima ancora della cerimonia Uh, prima, no, no. Prima, prima di parlare di questo articolo, dove poi vedremo delle foto che insomma tu mi hai dato e che sono strepitose, secondo me, anche un audio e un video molto, molto interessanti, no? volevo chiedere proprio questo, uh, diretta. Una cosa, ma secondo te, no, visto che, eh, come diceva giustamente eh, Pocanzi, Andrea sembra che l'oggetto si sia quasi posizionato volutamente dietro la fotografia, eh, secondo te. Eh, la possibilità di vedere questi oggetti è per tutti o è esclusivamente a vantaggio di alcune persone? Diciamo che, nello specifico, in Val Malenco. A meno che non vuoi vedere, è difficile non vederli, cioè proprio alla portata di chiunque, perché ci sono tantissime fotografie anche di turisti che si facevano i selfie o facevano le fotografie ad altri vicino e puntualmente, nella maggior parte dei casi, saltava fuori il velivolo. Per cui, in questo caso specifico della Val Malenco, è un po' alla portata di tutti, perché ce n'è veramente di tutti i tipi siamo, difatti nella fotografia precedente abbiamo visto una formazione, se era una formazione con queste sfere luminescenti o se era un, un, un velivolo triangolare non si capisce, comunque era una formazione, chiamiamola così e vicino, a, a, dietro trovavamo il velivolo magari fatto in metallo, visto che è stato verificato che in metallo, per cui sia quello che può percepire un tipo di mh, velivolo piuttosto che l'altro in questo caso c'è la possibilità di, di, di poterli vedere per tutti, sostanzialmente, Vol volenti o non volenti. Se uno alza gli occhi al cielo, ha più possibilità di vedere che no. Ecco, diciamo così, non occorre essere sensitivi oppure andare lì a fare l'OM o roba del genere. Ci sono. Questo è consolatorio in qualche modo no? perché vuol dire pure che, insomma, c'è la possibilità per tutti di, di, di vedere questi oggetti penso che sia importante, perché molto spesso mi ho sentito no, dei discorsi in cui si dice, ma guarda, certi tipi di oggetti li puoi vedere soltanto se hai un certo tipo di sensibilità, eccetera, eccetera, che posso essere anche d'accordo per quanto riguarda determinate strutture extradimensionali e quant'altro. Quando parliamo di strutture magari un po' più fisiche come queste, io credo che siano poi effettivamente alla portata di tutti, no? Sì, sì, sì. Che poi, tra l'altro, se, se posso aggiungere... In quella sequenza lì manca poi eh, una foto che tu, Marco, hai visto eh, dove eh, si vede chiaramente che ci sono almeno 10-15 persone che a un certo punto li salutano, alzano proprio le sì. mani e li salutano. Sì, sì. Eh, quindi, quando vogliono farsi vedere, comunque, non è che sia così possibile, cioè se loro non si occultano, perché comunque hanno presumibilmente la capacità di occultarsi altrimenti la gente dice ma si farebbero si vedrebbero in cielo sì probabilmente sì se non avessero la capacità di occultarsi e oggigiorno con le tecnologie anche, anche che stiamo raggiungendo anche noi ci accorgiamo che la cosa è possibile non è così assolutamente fantascienza ormai comincia già a diventare no rete. assolutamente sono pienamente d'accordo con te allora questo è un articolo di giornale che parla appunto di un avvistamento misterioso avvenuto proprio in loco con delle fotografie che adesso vedremo anche nel dettaglio perché tu me le hai portate, insomma, e quindi è molto, molto interessante. Eh, tu eri in zona, immagino, in quel periodo. In quel periodo eri in zona, ma io non c'era in questo avvistamento, quindi io non ne ho preso parte nel senso che non. È una. Quest, allora, questo articolo qua è un articolo che era finito appunto sul giornale perché. Eh, eh, e ho deciso di, 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 di farlo vedere proprio perché comunque racchiude una diciamo discreta quantità di fotografie di immagini di un tipo di velivolo che effettivamente è stato, è stato visto più volte in quell'occasione infatti ah, sì. eh, era, era mia premura proprio cercare di, di portare degli oggetti che si assomigliano fondamentalmente per, per dare una, una, una continuità a quanto sto facendo vedere a, a quanto poi Tra l'altro, portiamo ripeto perché non è la prova in sé, sono le storie che ci sono dietro che poi dopo fanno nascere la, la cosa. Quando tu vai su, indaghi e cominci a trovare persone che hanno partecipato a una cerimonia come quella lì, che ti dice: 'Cavoli, l'abbiamo visto ed eravamo un centinaio di persone a vedere'. Non eravamo due persone, eravamo... e tra l'altro, di eh, diciamo completamente distinte c'erano c'era il turista c'era il montagnino della zona locale diciamo così c'erano sindaci c'era il vescovo come questa qua è un avvistamento che è stato avvistato da più di una persona e eh, uno in particolare è riuscito comunque a fare tutta una sequenza fotografica di cui poi eh, beh possiamo tranquillamente accennarlo già adesso che è il comandante dei carabinieri della, della Valmalenco che diventerà poi, tra l'altro, nella nostra storia, diventerà poi uno dei principali protagonisti di questa avventura. E speriamo eh, di averlo anche qui in trasmissione, per parlarci direttamente, magari, no? Volentieri, sì, sì, speriamo veramente, ne, 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 ne parliamo con lui, vediamo, di, una volta che abbiamo finito tutta la presentazione delle nostre, delle nostre puntate, sarebbe proprio bello averlo, aver, averlo una serata, così ci puoi fare quattro chiacchiere anche tu di persona. Eh sì. Comunque questo è diciamo, una, un avvistamento molto importante perché innanzitutto fa vedere un oggetto molto evidente, molto chiaro, non è il classico, eh, tra l'altro per essere uno, un avvistamento notturno, non è la solita eh, sfera luminosa che in Vero. effetti anche noi definiamo sfera luminosa perché ne effetti al buio quello vedi. Invece questo dà, dà, dei, dà, dà delle, delle, delle forme, delle connotazioni un po' differenti. C'è questa fonte luminosa forte sul centro, circondata da altre eh, sfere tutte intorno, che però non sono sfere. In realtà poi, come, come si può vedere, eh, in realtà è un oggetto unico, molto più grande. Quindi quella è proprio la parte bassa del disco perché è inutile chiamarlo... Uh... Sì, poi in una foto successiva la vedremo questa forma molto più grande con questa parte bassa, quindi stiamo parlando anche di un oggetto di notevoli dimensioni, no? Ecco, qua, di qua già, già si può notare che c'è comunque un alone intorno molto più scuro, che è un po' il perimetro dell'astronave, dove al centro si vede questa parte luminosa, no? Stiamo parlando di un, di un oggetto abbastanza importante anche come grandezza. È un oggetto di una bella dimensione. Ah. Sì, era, volava innanzitutto, volava basso e aveva una discreta dimensione, adesso poi le proporzioni possono essere indicative, ma pro, 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 presumibilmente siamo intorno ai 20-30 metri. Secondo me, eh, per una cosa del genere, non stiamo eh. parlando di un oggettino, quindi è già una cosa di una notevole dimensione. Considerate, guardate il lampione, ad esempio, eh, qui preso come riferimento: è un lampione quanto potrà essere alto 5 metri? Eh sì. Immaginate che quell'oggetto è a 500-600 metri ed è grande quanto il lampione, e solo la parte luminosa più c'è tutto il disco, quindi stiamo parlando proprio di un oggetto molto grande. Sì, assolutamente sì. Poi, tra l'altro, insomma, è un oggetto ripreso in più fotografie da diverse persone e stiamo parlando sempre dello stesso oggetto, perché poi vedremo anche in seguito altre immagini che riprendono sempre questa tipologia d'oggetto, no? Esatto. Adesso magari vediamo anche un ingrandimento, però stiamo parlando sempre della, della stessa struttura, diciamo, fisica. E le fotografie, come hai ben precisato, non sono tutte della stessa persona. Quindi ci sono più momenti e più, eh, più luoghi in cui è stato visto l'oggetto ed è stato fotografato. Mm -hmm. E ha sempre le stesse caratteristiche. Questo, questo è abbastanza spiegato, poi l'abbiamo visto anche insieme ad altri oggetti più piccoli, sempre questo oggetto grande lo vedremo anche in seguito. Dove si vedono proprio oggetti più piccoli, eh, tipo quello che stiamo vedendo adesso, che seguono un po' questa, diciamo, struttura madre che sì. sembra essere un po' colei. Che no? ecco, tipo in questo caso qui, ad esempio, esatto. Questo è esattamente questa fotografia qua è stata fatta. Uh, se non sbaglio, quello è il, il campanile di, di Primolo. Se non sbaglio, ma non vorrei dire adesso non ricordo bene il nome del paesino. Uh, e questa è, è stata fatta ad esempio da un, da un testimone diverso. Quindi non era: cioè, alcune arrivano dal comandante, altre invece sono arrivate a lui nella stessa serata, anche perché, comunque, uh, superata diciamo, la prima, la prima fase di scoglio quando arrivi uh, dopo un po'. Parlando con la gente del luogo inizia a sbottonarsi, inizia a raccontare. Ma in effetti, io ho visto, solo che eh, magari vent'anni fa non avevano il coraggio di parlarne. I giovani d'oggi, giovani, eh, giovani come me, i giovanotti come me, no, oggi, sono diciamo più propensi a, a effettivamente a raccontare. O magari eh, io ho sentito anche tante storie di tanti anziani. Uh, del luogo che comunque hanno raccontato di luci, di sfere, quindi ritorniamo sempre al discorso che a parte le fotografie ci sono proprio le storie belle lì, cioè quando tu vai lì vivi queste, queste, queste esperienze con queste persone che te le raccontano poi ti capita anche di viverle perché poi comunque io sì, sì. andandoci tu dal 2012 fino al 2020 praticamente son, mi sono fatto 7-8 anni dove ero sempre su, cioè Andavo su almeno una volta, due volte al mese a farmi questi appostamenti, a parlare con la gente. Ma. Sì, no, che poi credo che le testimonianze, quando arrivano da diverse fonti, da diverse persone, ecco, testimonianze come questa fotografia, ad esempio, sì, questa fotografia ha sicuramente una valenza, ma quando queste fotografie vengono fatte da differenti persone che non si conoscono tra loro, che magari hanno completamente estrazioni diverse, magari può essere il turista come l'autoctono, beh, è chiaro che prende ancora più. Veridicità, no? La, la eh, storia, perché, eh, non è che ci può, ecco, questa. Io la trovo una foto straordinaria. Questa, chiaramente è filtrata, lo si sì. può notare, però la trovo straordinaria. Stiamo parlando sempre dello stesso oggetto Andrea. Stiamo parlando sempre dello stesso soggetto. Eh, di questa foto qua. Ho l'originale, direttamente della sim fotografica, non, non ci sono manipolazioni digitali. Questa è filtrata solo semplicemente per evidenziare Certo. Diciamo, le parti luminose. E come potete notare è identica a tutte le altre eh, fotografie che abbiamo visto fondamentalmente. Sì, sì. La struttura è presso poco uguale. Cioè, la parte lunga è sempre la stessa. Poi il resto del, del velivolo eh, non si nota più di tanto, ma secondo me è proprio una questione di occultamento lì. Mm. Cioè... Mh, eh, bisogna, bi, bisogna, bisogna vedere esattamente cosa, cosa, come, co, come loro poi si comportano perché anche questa qua se voi ingrandite questa immagine, tende sempre a dare la stessa forma quindi sempre questa parte al centro con le sue sfere intorno diciamo le parti sì. di nose, noi definiamo sempre le parti di nose. e ripeto di notte non è facile perché la gente dice eh, ma però non si vede bene a parte qua che si vede bene ma tante volte viene da fare: ma provate a uscire di notte? perché noi gli appostamenti ne abbiamo fatti tanti. Provate a uscire di notte e guardate in cielo, non è facile in pieno buio identificare, eh, ma no, però se fosse così gli fai le fotografie. Avete mai provato a fotografare di notte? Perché quando mi chiedono a me dico sempre: avete provato a fare, non è così semplice fare una fotografia notturna e inquadrare in dettaglio un particolare o inquadrare in dettaglio la forma di un oggetto. Ecco perché spesso e volentieri vengono definite sfere luminose. In realtà non sono sfere. O comunque, non, eh, non è che per forza la parte luminosa, allora è una sfera. No, probabilmente c'è qualcosa, c'è qualche altro oggetto che non vediamo. È, è come fotografare un aereo di notte. Spiegatemi chi ci riesce. Certo, certo, certo. certo. Di... Ma questo, questo è un discorso. Su, 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 sul mio canale, ci discutiamo da. Da, da anni perché chiaramente spesso e volentieri mi è stato detto eh, ma queste immagini possibili con tutta la, la qualità che abbiamo oggi con tutta la digitalizzazione delle fotografie non riescono mai ad essere così chiare e perfette qui ne abbiamo viste di chiare ne vedremo forse ancora di molto più chiare il problema è che poi quando diventano troppo chiare dicono eh, ma questo è un fake no? quindi si passa da, da una parte all'altra no, perché forse non si vuole neanche accettare no, l'idea che effettivamente esista qualche cosa Qui vediamo questa scia luminosa che praticamente dovrebbe essere il movimento di questa luce, giusto? È, esatto, allora in realtà credo, allora qua è una fotografia fatta con uno scatto di ritardo di un secondo, se non, rimane, se non ricordo male, quindi l'otturatore rimane aperto un secondo. Mm -hmm. eh, diciamo che l'oggetto in realtà era abbastanza stabile, secondo me è stata più la mano della, del ah, fotografo qua, okay. che, ha, che, che ha zizzagato, ecco, se dovessi dare una mia... Eh. Questo è sempre lo stesso oggetto, tra l'altro, sì, l'ho fatto sì. in un altro momento. Ancora una volta, è sì, un altro eh, testo di mondo, per l'ennesima volta, sì, sì. Ma infatti, io ho fatto degli ingrandimenti di queste immagini proprio per capire se parlavamo dello stesso oggetto e posso comprovare. Adesso lo, lo comproverete anche voi con i vostri occhi. Che stiamo parlando esattamente dello stesso identico oggetto. Immagino fotografato da persone diverse, tra l'altro. Ah, no, Andrea, sì, fotografato da persone diverse in momenti diversi. Chiaramente dipende anche dall'altezza, dall'angolazione in cui viene fatta la fotografia, però spesso e volentieri si vede che l'oggetto è esattamente come quello che tu hai preso in primo piano, che ci hai fatto vedere prima in primo piano filtrato. Questa qui che sembra un puntino piccolissimo, sono andato ad ingrandirla al, al massimo per vedere se aveva una corrispondenza, e vedrete voi stessi che ha una perfetta corrispondenza con l'altra, perché c'è questa luce centrale e il cerchio di luci, è quello ecco, che adesso si vede bene. Cerchio di luci tutto intorno, insomma, stiamo parlando sempre dello stesso identico oggetto. Sì, anzi, se qua ti, ti, ti racconto una la, la piccola aneddoto di questa fotografia qua. Sì, uh, questa fotografia qua in realtà è insieme a, a, all'altra che vedremo poi dopo. Sì. Uh, è una fotografia che appartiene ad un avvistamento multiplo, nel senso da più persone, quindi fatto uh, in estate da più persone. Questo avvistamento è stato denunciato da prima al comando dei carabinieri della Val Malenco, appunto col comandante Di Roio. Uh, lui stesso ha fatto rapporto all'aeronautica e questa documentazione qua, quindi il rapporto che ha fatto lui su questo avvistamento multiplo, quindi cioè multiplo, io quando dico multiplo penso a dire fatto da più persone, Certo. Uh, è finito nella documentazione dell'aeronautica e quando hanno um, c'è stato un, um, uno scrittore che uh, è Vincenzo Sinapi e se non sbaglio Lauper Rilli, hanno fatto UFO i dossier italiani dove fondamentalmente cosa hanno fatto? Hanno preso tutta una catalogazione di, di documentazione dell'aeronautica eh, non classificato quindi libero fondamentalmente dove hanno espresso e eh, riportato tutte le segnalazioni, quindi tutti i rapporti fatti sia da testimoni normali sia da eh, comandi dei carabinieri, come quello che è accaduto in quella serata lì. C'è tutto il rapporto scritto, ma mancavano le fotografie, perché ovviamente in, quella, in quel libro che loro hanno scritto hanno riportato, hanno, hanno riportato solo la documentazione. Dei rapporti, ma non c'era nessuna eh, segnalazione fotografica. Queste fotografie sono esattamente quelle di quella, di, di quell'avvistamento lì, che è stato fatto, ripeto, da più persone, eh, in più momenti tra l'altro, eh, con diversi testimoni nella piazza, sia turisti che gente del luogo. è stato eh, L'oggetto l'hanno visto loro, l'hanno visto i locali del luogo, l'ha visto il comandante dei carabinieri. Quindi sono già tre. Tipologie di persone che hanno avvistato quell'oggetto e ne hanno scattato delle fotografie e ripeto, questa cosa è finita addirittura nei, tra i rapporti dell'aeronautica militare. Ma eh, quindi... questo è molto interessante. Io, una domanda che volevo invece rivolgere a Diletta, no? È questo, visto che la zona è così pregna di avvistamenti, che tu sappia c'è stata la possibilità qualche volta di comunicare con queste entità, di avere una specie di contatto che non sia soltanto visivo, ma anche insomma di un altro tipo, no? che possa essere un contatto anche di comunicazione, che tu sappia storicamente in quella zona diretta? Che io sappia, sì. C'è stato un contatto diretto, c'è anche una registrazione audio, per cui c'è stato, sì. C'è anche una registrazione audio? Sì, sì, sì. E ne sei in possesso? Yes, sir. Allora magari la prossima volta ce la fai anche ascoltare? Certo. Beh, certo ne saremmo un bel lieto insomma qualsiasi cosa che possa testimoniare effettivamente o aggiungere altra carne sul fuoco insomma a noi non fa altro che fare piacere beh insomma che visto che questa anche perché noi chiuderemo questa puntata facendo vedere una fotografia che sicuramente farà discutere no che la prima volta che l'ho vista sinceramente ha lasciato anche a me a, a, <ride> perlomeno un suo abbasito però poi dopo eh, vi posso garantire e lo, lo mostreremo nella seconda puntata che quella fotografia è certificata, quindi insomma è, stata, è stato fatto tutto uno studio. Un certificato mi sembra che poi dall'altro una certificazione di cento e passa pagine. Adesso non ricordo quante pagine io erano, sono 64 pagine. Diciamo. 64 pagine, ecco. insomma, una cosa abbastanza nutrita che mostra che effettivamente quella fotografia non è stata ritoccata in nessun modo. Quindi ve la faremo vedere in conclusione anche per dirvi da dove ripartiremo la prossima volta, ovvio. Allora, continuiamo con questo tipo di avvistamento che comunque è specifico. Sempre sì. questo tipo di astronave, anche qui stessa identica cosa, altre fotografie, altri testimoni che fotografano comunque lo stesso oggetto in una specifica zona che è appunto questa. Sì, sempre la secondo, te, secondo te, Andrea è, è voluto il fatto che si facciano vedere in determinate situazioni, oppure è semplicemente casuale? Uh, in alcune occasioni è casuale. Okay. Chiesa di. In, Chiedo, scusa. In, prego, prego. In, in, in alcune occasioni, ovviamente è casuale, eh, perché può capitare che tu eh, se fai tante fotografie. Eh, perché anche questo è un tabù: non è che le fotografie che fai. Ah, ecco l'UFO, ecco il disco volante, scatti la fotografia. Il più delle volte passi le giornate intere dove scatti mille fotografie e poi ti ritrovi, cioè, nel senso che poi riesci a vedere se sei riuscito a catturarne qualche uno. È più una caccia in realtà questo gioco, non è una cosa così semplice, perché immaginate un oggetto che passa a una certa velocità, di notte magari è un po' più semplice, ma però ha la, 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 il difetto che però non riesci a, ad inquadrare bene quello che stai fotografando. Eh, quindi in, alcuni, in alcune circostanze è, è sicuramente casuale. In altre penso che nella maggior parte però delle, 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 dei casi siano proprio loro che decidono se vogliono farsi vedere oppure no, perché se non vogliono farsi vedere si occultano. Ma ripeto, ma questo è palese, è palese, ed è capitato più volte, eh, esistono alcune attrezzature in grado di eh, bypassare questo occultamento eh, e qui potremmo fare... Eh, un lungo discorso sulle, sulle tecnologie eh, in cui siamo, diciamo che possediamo senza saperlo. Um, una di queste, ad esempio, però, tranquillamente, c'era Daniele Gullà che ha fatto delle ricerche molto particolari e ha inventato uh, una, una fotocamera che si chiama Mira tramite un algoritmo, che va a um, captare e registrare le frequenze energetiche che ci sono uh, nell'aria. Quindi, lui invece di fotografare. A livello luminoso l'algoritmo ne capta le, le frequenze energetiche. E in effetti con le sue fotocamere eh, è possibile che in, in alcune circostanze vengano bypassati questi occultamenti e quindi si riescano a vedere. Lui stesso era, si era recato in passato eh, su Inbalmalenco. Mi ricordo che m, per una notte intera ha puntato la, la, la sua fotocamera, mira sulla cima di Pizzo Scalino, era, eravamo al rifugio Cristina, c'era eh, lui, io eh, ero lì la settimana prima, eh, però è andato lì anche lui ha, ha, ha puntato questa fotocamera e durante la notte a un certo punto eh, si è visto un oggetto di un chilometro e mezzo proporzionato da lui e da qualche parte eh, penso ci sia anche il video perché ha fatto anche qualche conferenza su questo oggetto uscire dalla cima del pizzo scalino e stiamo parlando di un, un oggetto sigariforme lungo un chilometro e mezzo più o meno calcolato a livello di proporzioni quindi Esistono delle, delle determinate tecnologie, quindi, probabilmente se lui è riuscito a fare quello, chissà a livello militare cosa non possono, cosa, cosa, cosa non si possa fare. Quindi, probabilmente qualcosa per captarlo c'è. Ma ne parleremo poi anche di, di questo aspetto qua più avanti: anche di tutta l'interfaccia che c'è tra zona di avvistamento e zona militare. Okay. Un piccolo accenno casualmente. La Val Malenco è una zona, eh, tutta la zona fino a che va sul pezzo Bernina, quindi tutta quella striscia lì, è interdetta a, a, alla... A, è una flight zone dove possono circolare semplicemente caccia militare a livello di addestramento. Sarà una coincidenza probabilmente, ma casualmente aerei civili non possono veicolare, invece i militari sì. Ma ne parleremo eventualmente. La vedo e... difficile come coincidenza, però insomma, dai. Ma... Può, essere, può essere anche. Ma insomma, uh, di, di zone no-fly ne conosciamo più di una. Insomma, e, e una di queste è proprio quella della, della Val Senti, tu mi hai mandato anche un estratto audio proprio da UFO, mm. i dossier italiani. Esatto. Uh, un piccolo estratto che adesso andiamo ad ascoltare insieme, poi magari uh, lo discutiamo un attimino. Perché secondo mm. me è molto interessante questo estratto mm. audio di, di sei minuti. Ok. Perfetto. Enco ...in provincia di Sondrio, 7 agosto 2012. Avvistamento di massa in provincia di Sondrio. La vicenda è fra le più clamorose. Le autorità vengono sommerse dalle segnalazioni di un disco volante, osservato per molti minuti da cittadini e turisti di chiesa in Valmalenco. I carabinieri ricevono persino una lettera anonima con due fotografie. Ma serve a poco dato che anche il comandante della locale stazione dell'arma, ADR, è fra i testimoni dell'evento dell'incontro ravvicinato. Il maresciallo, giorni dopo, scrive un dettagliato appunto in cui riassume i fatti di quella stranissima serata e riferisce altre notizie apprese da testimoni di fatti successivi. Ecco il rapporto. La sera di martedì 7 agosto ultimo scorso Verso le ore 22 e 27 venivo contattato al cellulare di servizio da RM, Celibe, Falegname, il quale mi segnalava la presenza di una luce molto grossa ed appariscente, di colore rosso-arancio, sopra la piazza San Giacomo e Filippo di Chiesa in Valmalenco. Mi specificava che con lui c'era anche un suo amico e che nella piazza erano presenti numerosi turisti che avevano visto anche loro la strana luce in cielo. Nell'immediatezza venivo contattato anche dai miei figli che si trovavano in piazza con un amico ZM celibe studente segnalandomi anche loro la presenza di quell'UFO particolarmente visibile indicando che l'oggetto si stava muovendo a velocità moderata con andatura ondeggiante verso la caserma. Immediatamente uscivo all'esterno del comando dove effettivamente vedevo avvicinarsi la luce arancione segnalatami poco prima. L'oggetto volava ad un'altezza relativamente bassa, circa 500 metri, e nell'avvicinarsi era silenzioso. Aveva un volo ondeggiante simile ad una foglia al vento, appariva come una luce sferica di colore arancione tendente al rosso, pulsante nei brevi momenti di accelerazione. Una volta raggiunta la mia posizione, rallentava repentinamente, posizionandosi sopra la caserma. In questo frangente potevo distinguere nettamente il velivolo che si presentava con una luce più grande ed intensa al centro ed una corona luminosa tenue verso l'esterno. Inoltre erano presenti nove cerchi o luci arancioni dislocate quasi simmetricamente sulla corona stessa. L'oggetto nel fermarsi aveva ridotto notevolmente l'intensità della luce quasi a zero. Mi portavo sotto il velivolo che rimaneva stabile sui 500 metri, potendo constatare con certezza che si trattava di un disco del diametro di circa 10 metri, di colore scuro, probabilmente metallico perché era traslucido e rifletteva parzialmente la luce pubblica della strada. Notavo che nella parte inferiore del disco appariva una barra di luce tratteggiata di tenue intensità luminosa, di colore giallo arancio, che iniziava a girare il movimento della barra luminosa ricordava vagamente il movimento rotatorio di un radar con vertice il centro del disco stesso. Effettuati tre veloci giri, la barra di luce spariva e il disco repentinamente, senza nessun rumore, saliva vertiginosamente, posizionandosi a circa 1600 metri, prendevo come riferimento la luce del campanile di Primolo. Qui il tutto si illuminava nuovamente di luce arancio-rosso e come un fulmine schizzava in direzione Caspoggio, in particolare verso la zona dove è ubicato il ripetitore del nostro apparato radio. Seguendola con lo sguardo, la luce si trovava sulla verticale del centro abitato di Caspoggio. Zigzagando, si dirigeva verso l'arrivo della funivia dell'Alpe Palù. L'oggetto proseguiva il volo verso la vicina vallata di Chiareggio per poi riapparire poco dopo nuovamente sulla verticale della funivia. L'oggetto si dirigeva successivamente verso il centro di Lanzada e a seguire verso l'Alpe Prabello ed il Pizzo Scalino. La serata risultava calda e particolarmente serena e dava la possibilità di poter notare i movimenti dell'oggetto fino a lunghe distanze, anche perché la luce che proiettava era di un rosso molto intenso e ben visibile nella notte. Chiamavo al cellulare PBV, gestore del rifugio Cristina, posto all'Alpe Prabello, sotto la cima di Montescalino, informandolo brevemente dell'avvistamento, chiedendogli di guardare l'arrivo di quella sfera di luce verso di lui. Nell'immediatezza il giovane mi confermava di aver visto la grossa luce, la quale era già passata sopra di lui. Mi spiegava infatti che pochi secondi prima era al telefono con sua madre e lei stessa, che si trovava a Caspoggio, era stata testimone dell'avvistamento di quella grossa sfera di luce rossa velocissima. Pibuv, inoltre, confermava che la sfera di luce rossa arancio, passando silenziosa sopra il suo rifugio, dopo aver raggiunto la cima del Pizzo Scalino, era ritornata, accelerando vertiginosamente verso Chiesa Valmalenco, dove la perdeva di vista dietro la zona del lago di Chiesa. Il tutto, precisava, si era verificato in una frazione di secondo il tempo di una breve telefonata al cellulare mentre sua madre lo stava avvertendo della cosa. Raggiungevo in abiti borghesi la vicina piazza San Giacomo e Filippo, gremita di numerosi turisti, dove, nonostante gli stessi commentassero fervidamente l'avvistamento dell'oggetto, risultavano omertosi nel verbalizzare ufficialmente l'accaduto. Nella piazza comunque si trovavano circa una settantina di turisti, compresi molti giovani della zona. È mio interesse segnalare che la percezione che ho avuto su quell'oggetto è di un velivolo che si spostava in maniera intelligente e nel passare nei pressi della caserma era stato attratto per qualche motivo dallo stabile di questo comando. Probabilmente aveva individuato i flussi delle onde radio rilasciate dal nostro apparato ricetrasmittente. A conferma di ciò infatti. Lo stesso aveva proseguito il suo volo verso la zona del nostro ripetitore sito in Caspoggio. Questo territorio, negli ultimi mesi, non è nuovo ad avvistamenti simili mai potuti accertare o ufficializzare con certezza. Risultano comunque alcuni riscontri nella cronaca dei giornali locali dove vengono indicate dichiarazioni o fotografie anonime di avvistamenti UFO. Uh, qui abbiamo la testimonianza audio di, insomma, di, un, di una persona dell'arma, no? quindi stiamo parlando di una persona che ha sicuramente uh, un peso specifico, è un che, riceve fare. che riceve delle telefonate da altri testimoni e che poi diventa lui in prima persona testimone del tutto. Eh, chiaramente parla anche di una settantina di, di stranieri che erano lì comunque a visitare il luogo, di, di turisti e quant'altro. La classica omertà che c'è sempre nel raccontare, c'è sempre un po' di timidezza nel raccontare queste storie perché si ha sempre paura di essere presi per matti, no? Ma insomma, voglio dire, abbiamo veramente un, una situazione completa, abbiamo un, un personaggio di primo rilievo che riceve testimonianze da altri personaggi, che vede lui per in prima persona la cosa, si rende conto che ci sono tanti turisti che hanno visto la stessa identica cosa. Io penso che questo valga più di una qualsiasi fotografia, non credi Andrea? Assolutamente. Cioè, come dicevo, considera che questo è un rapporto depositato dai carabinieri, cioè un rapporto ufficializzato e mandato tra l'altro dall'Aeronautica Militare e quindi vale più di mille fotografie perché, come hai detto tu, ci sono testimoni, turisti, locali, come ho detto prima, il no? comando dei carabinieri, vedi che chiama il, il gestore del rifugio che è al telefono con sua mamma che a sua volta sta guardando lo stesso, la, la stessa cosa ed è tutto rapportato nero su bianco, cioè nel senso è una cosa che è successa e a conferma di quanto stiamo dicendo per chi dice giustamente la, la fotografia, quelle immagini che avete preso prima sono le fotografie dei famosi testimoni che hanno fotografato questo evento, quello che è rapportato in questa documentazione qua. Quindi non c'è solo un rapporto scritto, ma abbiamo anche la parte fotografica, abbiamo avuto modo di riuscire ad avere. Certo. Diretta, una domanda per te. Secondo te, quanto c'è di eh, extraterrestre o extradimensionale in tutto quello che vediamo in Valmalenco, e quanto ci potrebbe essere di militare? Questa è una bellissima domanda. Eh, lì, mh, rispetto ad altri luoghi dove la, la risposta sarebbe più semplice, diventa parecchio complicato, perché, essendo, come diceva prima, una zona no fly, e essendo ad esclusivo uso appunto dell'apparato militare sicuramente c'è qualcosa che loro stanno osservando per cui se ehm, devono fare tutto questo eh, diciamo così, recinto a livello aereo per evitare che ehm, velivoli civili possano passare perché lì non possono passare neanche gli elicotteri neanche a farsi un girettino a meno che abbiano appunto qualcuno di importante da portare Sicuramente allora possiamo andare a, a evincere che quello che si muove lì non è conosciuto neanche da loro. Ecco, diciamo che è una zona piuttosto particolare, a differenza di altre, invece, magari sull'Adriatico, puoi dire il velivolo o anche sulla, sul Mar Ligure, il, il velivolo potrebbe anche essere un triangolare militare famoso, come quelli che sappiamo ormai che sono eh, frutto della retroingegneria. Lì invece veramente è veramente un punto anomalo. Ecco, lì non, non potrei dire sì, quello è un velivolo militare, l'altro è. No, perché lì tu vedi che passa la sfero piuttosto che il triangolare, e dietro ci vanno i caccia. Cioè, detta... Infatti, quando ero bambina, eh, nelle valli tu vedevi questi caccia che sfrecciavano, e no, non sapendo, magari non avendo le conoscenze che si possono avere. A cui, passato, col passare del tempo che si acquisiscono, ecco lì dice cosa mi passa a fare un caccia in mezzo a magari anche a che, che ti sfiora il tetto di casa, ecco tu sentivi tutti i vetri che tremavano, adesso ci sta anche una spiegazione per cui secondo me lì eh, per la maggiore sono proprio ogni oggetti volanti non identificati, perché se noi dietro abbiamo il caccia che li rincorre vuol dire che neanche loro sanno cosa sono, però questa è una mia deduzione. Sì, sì, ma è una deduzione anche molto logica e vedremo anche nelle ultime due, due foto, a parte quella insomma un po' particolare che mi ha lasciato essere rifatto, vedremo anche una foto dove appunto ci sono dei caccia che inseguono un... Da qui parte, e da lì partirà poi la seconda parte. Okay. Allora, proseguiamo rapidamente. Questo è un altro oggetto molto interessante. Che chiaramente visto così sembra molto piccolino, sembra quasi un tubolare. In realtà, poi non è così. Perché quando l'ho ingrandito mi sono reso conto che invece eravamo di fronte ad una forma discoidale. Sì. La domanda specifica sembra qualcosa che venga illuminato da una fascia particolare di luce, no? Non si riesce a capire. Ecco qui, magari si vede ancora meglio. Uh, qui parliamo di un'illuminazione esterna che colpisce questo oggetto, secondo te, oppure viene proprio dall'oggetto stesso? Viene dall'oggetto. Ok. Perché non aveva, non aveva riflessi, questo viene proprio dall'oggetto. Quindi non è un riflesso, non è... No. Molto particolare questo. È molto, sì, 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 sì. Qui vediamo sempre un movimento, adesso non so se come dici tu con l'obiettivo aperto a un secondo eh, dice che non, non so se magari è un movimento della, di chi fotografava o comunque un movimento del, dell'oggetto che si muove velocemente e quindi lascia questa specie di scia luminosa. Eh, guarda, io qua sono più propenso sulla fase che sia l'oggetto che si stesse muovendo. Ok. Okay. mentre prima infatti era più zigzagata quindi era, era su e giù, sembrava più un elettrocardiogramma questo invece è più lineare quindi è più, fa, è più plausibile che questo sia proprio l'oggetto che si muovesse qui vediamo ancora una volta quello stesso oggetto di cui abbiamo sentito sia testimonianza uh, visiva che uditiva visto che abbiamo avuto la possibilità anche di ascoltare quell'estratto l'oggetto in questione era sempre questo insomma è, è molto interessante qui abbiamo una piantina che tu mi hai portato sì. Che riporta determinate cose che vorrei che tu mi spiegassi un attimino nel dettaglio. Sì, allora perché ehm, diciamo che questo, chiamiamolo l'avvistamento, è avvenuto in due momenti diversi: nel senso che ci sono state due, una il 25 gennaio del 2013, in cui sono state fatte tutta una serie di segnalazioni. Eh, tra l'altro, è stata una segnalazione molto importante perché arrivava anche lì: sono arrivate da più testimoni su più luoghi e sono accadute due o tre cose strane che forse non avevo, non, non avevo ancora anticipato perché volevo proprio tenere per questa cosa qua, che ogni tanto quando passano, oltre al fatto che gli oggetti non, hanno, non, non emettono rumore, se non a volte in alcuni casi ho avuto segnalazioni di qualcuno che definiva un po' come dei piccoli ronzini, in realtà i cani della zona, eh, durante questo avvistamento qua, più di un testimone ha segnalato il fatto che i cani della zona... Eh, fossero abbastanza inquieti mm. eh, non so se sia magari una palese coincidenza però combinazione di queste fotografie qua quasi tutti mi hanno segnalato che sono stati quasi attirati dal fatto che i cani veramente sembravano un po' impazziti adesso o oh, questo oggetto effettivamente eh, eh, viaggiando magari a bassa quote emette magari un, un, un ultrasuono certo, un suono, probabilmente li attira e, e tende a dargli fastidio Uh, però questa era una particolarità che avevo detto, e, e quasi, tutti, quasi nessuno ha segnalato uh, grandi rumori, nel senso che tutti quanti l'hanno definito comunque un oggetto silenzioso, che però poi è abbastanza comune nel campo degli avvistamenti, non, non, non sentire grandi rumori in effetti per da dire questi velivoli. però così adesso che ho visto, mi è venuto in mente il discorso delle, dei cani, mi aveva incuriosito già all'epoca. E comunque, il primo avvistamento appunto che è stato fatto su più fronti e da più testimoni era del 25. E poi invece una sola fotografia ho oh, io di questo, eh, che è risale al giorno dopo, quindi il 26 gennaio, ed è fatto però da un gruppo di persone eh, che erano eh, presenti per la ciaspolada invernale a Campaneda, quindi sul lago di Campaneda, e se non sbaglio erano 30-40 persone che erano, erano presenti e hanno fotografato eh, questo oggetto proprio sulla cima di Pizzo Scalino. Uh, coincidenza non lo so però fatto sta che da un giorno all'altro abbiamo avuto due segnalazioni molto importanti perché la prima sequenza che fai vedere uh, che, che, che vedremo adesso nelle, nelle, nelle prossime fotografie insomma uh, qua già si comincia a delineare qualcosa di, di, di un po' importante eh sì, eh sì. Uh, beh insomma qua, qua però comunque è interessante vedere il percorso della navicella sì che... Lo, sì, lo, lo sì, hai proprio sottolineato esatto. Nelle linee rosse, praticamente la linea rossa che vedete è, sono i vari punti degli avvistamenti che sono stati fatti e i puntini che vedete sono proprio le zone dove poi sono state scattate le fotografie. però l'avvistamento risale di nuovo dalla, dal pizzo Scalino, anche se non ci sono fotografie di, quel, di quell'istante, ma è stato visto da alcuni testimoni ed è risalito fino a, a praticamente a scendere giù in valle fino a Sondrio. E man mano che ha fatto il percorso è stato, è stato addirittura filmato, quindi non solo è stato avvistato, ma è stato anche filmato. Invece il punto rosso che vedete proprio sotto la cima del pizzo scalino, quello è poi l'oggetto avvistato da, eh, da, da quelli che erano lì per la Ciaspolada. Ciaspolada è sai, la, la, la camminata notturna che si fa. Invernale con Come le grazie. ciaspole, giustamente Quindi immagino che e non era, ecco in quel caso lì, non era solo il vino perché c'è un rapporto fotografico quindi <ride> non poteva essere solo il vin brûlé che aveva dato esito. A meno che non abbiano fatto bere anche le macchine fotografiche, ma insomma, la <ride> abbastanza complessa Queste sono le fotografie scattate, giusto? Allora, sì, 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 queste sono le, le sequenze scattate. Eh, ehm, tra l'altro, sono tutte fotografate ovviamente a sequenza temporale. Uh, adesso, qua non lo possiamo vedere, limitiamoci a guardare le fotografie, uh, però comunque in tutto quel percorso che avete visto, quindi c'è il punto dove venivano fatte, l'orario in cui venivano scattate. E in tutte queste fotografie, qua fatte da più persone, c'erano sempre generalmente due oggetti, che sono i due oggetti che potete vedere in fotografia che richiamano. In parte anche quello che abbiamo già visto, quindi sempre è un po' come la testimonianza che abbiamo letto della, 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 nel rapporto, dove sempre questa luce rosso-arancio quindi c'è sempre questa, questa ricorrenza no? alla stessa forma con questa fonte luminosa, con queste sfere luminose intorno. Vedete anche qua ci sono i due oggetti che stanno volando sopra, so, sopra il paese. E queste sono, diciamo, fatte ecco già qua, comincia a. Questa è finita. molto chiara, eh? questa bisogna dire che è fatta molto molto bene. Questa, questa, questa comincia ad essere già molto definita, non è più un semplice sì. punto luminoso, qua già si intravede che ha una forma, il velivolo. Cioè, non è, non sì. è un qualcosa di buttato a. Poi lì. stiamo parlando di quella forma che avevamo visto anche in precedenza perché la, formula, la forma, sì. la forma sì. poi a è per sempre la stessa. Sì. sì, Fondamentalmente tendono sempre a richiamare, almeno questa tipologia, poi, per carità, ce ne sono altre. Questa è un'altra fotografia scattata. Molto eh, bella, ma tanto ci accuseranno che è un lampione questa. Eh. Eh, prepariamoci a questo, perché tanti, ah, beh ma quello è un lampione, hanno, hanno fotografato un lampione con i vari Perché È famosa la montagna per, per avere dei lampioni così, tra l'altro in piena montagna. Adesso per fortuna c'è la fotografia successiva che tu mi hai mandato e che smettisce un po' perché chiaramente... Se fosse un lampione, eccola qua, come vedete, se fosse un lampione sarebbe veramente fuori prospettiva, insomma guardate la grandezza in confronto al paese che è sottostante, no? anche se vola a quota bassissima, e poi sono due oggetti, come vedete non uno, di cui uno è appunto circondato da queste sei luci e una luce centrale. Come puoi vedere qua, eh, sì. e, e, come puoi vedere in questo caso, vedi che quando spiegavo prima, eh, vedi che gli oggetti comunque erano bassi. Sì, sì. Non erano realtà quota, erano bassi. Ecco perché um, ho, 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 fatto, ho prestato attenzione al fatto che i testimoni mi, mi dicessero che i cani impazzivano. Certo. Abbaiavano con notevole insistenza. E in effetti qua l'oggetto è basso, quindi è possibile che questi qua mettessero degli ultrasuoni o qualcosa del genere che dava fastidio certo. all'udito dei, 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 dei cani. Non so se poi è un mezzo di propulsione. Qua è già sondrio, quindi siamo già scesi giù di 20 km dalla Val Malenco, eppure anche qua, in città piena, è stato fotografato sempre i due oggetti. Eh sì. Quindi si sono fatti proprio tutto il giro. e Hanno fatto eh, il tour. Hanno già, sono già belli. Ecco, questo è quello di cui vi discu di cui discutevamo prima, mm -hmm. tutte, tutte, tutte quelle parti lì, tutta la sequenza fotografica eh, fatta durante il 25, questa è la foto del 26, quindi questa è quella della ciaspolada, quindi fotografate le persone, vedete il pizzo scalino sulla destra e c'è questo oggetto molto visibile, molto grosso, molto che a volta eh, si è fatto vedere da 30-40 persone, quindi ennesi, per l'ennesima volta c'è più persone che hanno fatto questo avvistamento e quando sono in tanti a fare l'avvistamento, comunque è discutibile. Poi uno potrebbe dire, ma perché non ne parlano, perché non... Eh... È sempre questo discorso, non è che non ne parlano, la gente ne parla anche, il problema è che poi dopo le informazioni che passano sono quelle che vogliono, e lo sappiamo bene come si comportano. Lo sappiamo sì, lo eh. sappiamo benissimo. Qui abbiamo un altro avvistamento di un gruppo di luci, sempre nella stessa zona, sempre fotografato chiaramente da, immagino da quel gruppo di cui tu mi stavi parlando. Sì, questo penso che sia sempre, faccia sempre parte della sequenza del 25, tra l'altro. Eh, sì, e, insomma, voglio dire, le testimonianze fotografiche ce ne sono... Parecchie e fatte da, ecco qui anche questa insomma, questa forma triangolare. Eh, parecchie e fatte anche da persone differenti. Quindi, insomma, questo dovrebbe dare almeno un minimo di garanzia sulla genuinità del materiale. Perché chiaramente Ma è... che triangolare sono le due luci: si, sì. i, i, i due oggetti. Quello sopra potrebbe essere tranquillamente una, una luce di, di, di strada, di montagna, di carro. Ah, okay. eh, però, sono sempre quei due lì. Per esempio, quei oggetti rosso arancio sono sempre loro due perché hanno girato un bel po' quella sera lì, infatti vedi Ancora che ci sono quattro. sempre i sempre due punti, che sono sempre i due velivoli. Tant'è che, oltre a questo, c'è anche una sequenza, piccola sequenza video, se non ricordo male. Sì, dovrebbe seguire anche una sequenza video, e, e poi forse ci sono le foto, quelle che secondo me sono veramente le più interessanti in assoluto. Questa è straordinaria, io la trovo straordinaria questa fotografia qui. Sì, questa è molto... <ride> tra l'altro qui vediamo un qualcosa di molto più grande sembra quasi che abbia una specie di propulsione sotto no? qualcosa che la spinga verso l'alto ma c'è una serie di oggetti che non si sa se fuoriescano da questo oggetto più grande o sarebbe Questa... stato interessante avere un filmato questo è il filmato di cui parlavi invece ah, okay. Vedi che è che... con l'audio originale Là in cima la strada non c'è. Non c'è strada. Due, guardale, due, due, sono vicine adesso, guardale! Figata! Chiaramente anche per far sentire l'entusiasmo no, delle persone che stavano sì, sì. filmando. Guarda, ma che forza! i eh, fare di una macchina non li tiri più No, no, li tiro e non fai. Come quelle che abbiamo visto con la sera su Piazza Cavalli, ti ricordi? Sì. sì. Uguali. Che, che zona è lì sopra il bosaggia eh, caiolo il aspetta il bosaggia si sì, più o meno sono tra bosaggia e caiolo tra l'altro nota, nota come, come, come precisano il fatto di ah è come quella volta che abbiamo visto quell'avvistamento là cioè, ok questo è per, per capire che una volta che poi inizia a salire scopri che in realtà la gente di cose là ne ha viste in un po' poche ne vede in un poche tu diretta, al di là del fatto di magari parlarne con persone no, che magari hanno un'apertura mentale come quella d'Andrea, come la mia, come quella di chi ci sta ascoltando, quando ti sei trovato a raccontare delle tue esperienze, quello che hai vissuto in zona, no, quante volte sei stata presa veramente sul serio perché magari erano testimoni anche loro di situazioni simili e quante volte invece ti hanno preso per mezza matta perché poi, eh, insomma, voglio dire, capita anche a me, eh, quindi eh, fa parte del gioco, lo sappiamo. Beh, diciamo che lassù c'è ancora, anche se siamo nel 2024, ancora un pochettino la mentalità montanina, per cui si tende a dire: eh vabbè, ma ci sono sempre stati. Punto, e lì si è chiuso tutto proprio, non, non ti danno neanche più lo spazio di andare avanti e di poter fare un confronto. Anche perché, ad esempio, in, su in valle in paese da me, un avvistamento importante c'è stato quando io ero ragazzina. Però diciamo si è, eh, si è spento ancora di tutto eh, dicendo che erano delle luci stroboscopiche che probabilmente arrivavano da una discoteca a 10 valli sotto. Certo. Per cui eh, c'è poco, cioè lì i specialmente dalla parte della Volcanica, non ce n'è tanta. Nonostante ti posso assicurare che quando arrivano lì che poi ti dicono da parte: sì, vabbè, però guarda cosa vuol dire, c'era la lucina, specialmente come quell'arancione che abbiamo finito di vedere adesso, che se ne andava di là dal Monte Colmo, ad esempio, oppure se ne andava verso, eh, non so, la l'aprica, ecco dicono proprio così oppure ah ma hai visto l'uffo che passava poi finisce tutto lì il triangolare quelli che vedremo più avanti con la luce azzurrina sono stati avvistati anche in bassa valle verso boario e non di notte in pieno giorno da persone che conosco personalmente però ehm, quando te la raccontano eh, te la dicono in una maniera talmente leggera che non, non gli danno proprio peso perché alla fine si chiude tanto ci sono sempre stati non è niente di nuovo ecco. non, ah, però il fatto insomma nata. il fatto almeno che dicano vabbè ci sono sempre state insomma comunque sì. sia è una conferma che nel tempo anche magari per racconti che hanno ricevuto dai loro predecessori no hanno sempre avuto di queste esperienze quindi voglio dire è, è comunque un qualcosa che conferma che lì in quella zona c'è qualcosa di estremamente raro no? in confronto al resto del pianeta. Sicuramente, sicuramente. Però ecco, in Valmalenco, a differenza già della, della Valcamonica e della Valtellina, è proprio una cosa che, che nessuno può dire, è una cosa che si è sempre vista. Lì la vedono ancora adesso e la vedono praticamente tutti. Per cui sono diventati un pochettino più aperti, anche perché eh, tanti ricercatori... Eh, andando lì, gli hanno fatto magari capire che non c'era niente di cui vergognarsi, per cui certo. anche ultimamente so che gruppi ufologici importanti continuano ad andare a fare ricerche in loco, ottenendo anche grossi e importanti risultati, perché hanno trasmesso eh, il, il concetto. Eh, che è una cosa anche normale che ci siano queste manifestazioni. Per cui anche le persone magari più anziane che prima si limitavano a dire ah, ho visto gli ometti, perché anche, ho scoperto anche nella zona di Ome, nella Francia Corta, eh, nei boschi, sono stati avvistati anche in pieno giorno dalle persone e lo dicevano tranquillamente, ho visto gli ometti parlando nel bar, eh, senza eh, esaltare come ho visto l'estraterrestre piuttosto che l'ufo. Ecco. Per cui anche il fatto che persone esterne a, a, alla valle e al luogo in particolare abbiano portato eh, questo tipo di argomentazione da poter approfondire anche dalla parte del, dell'autotono, mi eh, ha portati ad essere un pochettino più aperti mentalmente. Eh. Cosa che da noi in valle invece, dalla parte della Valcamonica, per quanto ne posso sapere ancora io adesso, sono ancora un pochettino più nelle, sulle loro. Vabbè, eh, fa, fa parte del tutto. Insomma, però la cosa importante è che eh, nel dire eh, esistono da sempre, insomma, c'è comunque una forma di conferma no, di quello che, che sta succedendo in questa zona specifica. Questa è una foto del primo giugno del 2013 oh. che tu mi hai mandato, oh. che è molto bella. Dalla libreria al faro di Sondrio, se sì. questa è veramente molto bella, dove c'è guarda caso sempre la stessa identica struttura più grande seguita dalle due luci che è molto simile a quella del campanile, no? Anche come, come sì, conformazione, esatto. con i due oggetti, diciamo, chiamiamole sonde, chiamiamola come volete. E anche qua eh, c'è poco da discutere. Su questa, no. questa è di durante il giorno. Questa c'è poco da discutere, insomma, qua è, si può dire fake, visto che come dicevi sì, prima: sì. Che, o non si vedono se si vedono, si dicono fake. In realtà, yeah. questo probabilmente è, uno, è un disco. Eh, ho Il vago sospetto che quel disco lì sia un qualcosa, di potrebbe essere quasi un mutaforma, che possiamo definirlo mm. così, perché l'apparenza è, è strana. Uh, quindi anche la sua composizione, secondo me, è un po' particolare, bisognerebbe indagarlo Io però, quella foto lì l'ho ricevuta di un testimone che l'ha scattata quando era sondo, davanti a questa, a questa libreria e l'ho trovata bellissima. Questa, questa è una, è una foto, ma siamo su punto di vista un po', un po' più approfondito perché qua già non è, si tratta più di, di fotografie. Aspetta, che me la sono persa fotografie notturne. Ah eh sì. Ma eh, questa è già una fotografia diurna. Sì, che poi tra l'altro insomma qui si vede proprio che ha una consistenza metallica, cioè qui si vede che stiamo parlando di un oggetto solido, non stiamo sì. parlando certo di qualcosa di trasparente o etereo insomma. E non è la foto, ripeto, anche queste sono tutte, queste sono fotografie già di un certo spessore. Mm. Perché eh, che cos'è? Sicuramente non è un uccello, eh, non è un aereo, non è Superman, no. e quindi cioè, è, è qualcos'altro. È, è ovvio che questo è un oggetto volante, ma di... no, poi ha sempre queste sfere sotto gialle, arancione che insomma eh, eh, sì. determinano. Proprio, sembra quasi una caratteristica specifica, no? Ci sono poi probabilmente altri, altre tipologie, ma sicuramente questa è, è, è prevaricante in, in quella zona. Quindi sicuramente è uno di quegli oggetti. Questo è sempre lo stesso oggetto. Eh, che è stato fotografato. Non so bene eh, se sei in su, se sei giù, questo non si capisce. Eh eh, però, come vedete, anche man mano che si avvicina, sì. non è una sfera, no. È proprio, un, è proprio un disco come si dice la forma, la forma è chiaramente discoidale disco esatto, cioè è proprio discoidale l'ho visto da sotto quindi ti passa sopra la testa sì. e qua è evidente questo è un oggetto, ripeto di, 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 di discreto importanza eh, no? rimosso, credo che così. fosse questo fosse del 2014 adesso io non ricordo non bene voglio. Più o meno si riesce a comprendere di che dimensioni stiamo parlando, sempre, eh, sempre intorno ai 20-30 metri? Secondo me sì, secondo me sì. Questa invece è una sequenza molto particolare, molto particolare. Qua eravamo alle dighe di Alpegera e questa è una bella esperienza. Eh, tra l'altro la diga di Alpegera, anche lì poi ne, ne, se, ne, se ne potrebbe andare a discutere sul fatto che la diga di Alpegera è la terza diga più alta d'Europa, eh, però praticamente c'è anche una centrale elettrica ma praticamente non porta giù quasi niente come tutte le centrali sono perché l'abbiano fatta eh, okay. tra l'altro firmata nel 59 costruita nel 60 con un patto di non divulgazione della, della, sulla, sulla sua costruzione sulle fotografie un po' particolare. E poi casualmente... su quella diga, su quella diga ne, ne vedremo delle belle, insomma, mi hai fatto vedere delle fotografie che faremo vedere nelle prossime puntate, molto, eh, molto interessanti. Sì, 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 quelle sono state Abbiamo a spulciarle di persona proprio a livello cartaceo degli anni 60, quindi anche lì c'è tutto, tutto, un mondo dietro. Comunque, parlando, tornando adesso a questa fotografia qua, questa è una sequenza molto bella fatta proprio sulla diga di Apegera A un certo punto sopra hanno iniziato a, a farsi vedere questi oggetti e si sono fatti vedere eh, questo è infatti è segnato 1831 ed è sì. un primo oggetto, come potete vedere sembra una specie di campana rovesciata sì. chiamiamola così eh, molto particolare e ci sono due fotografie anche qua scattate ovviamente su una sequenza più grossa ma queste sono dove, dove siamo, riusciti, siamo riusciti a immortalarli questa è la seconda, 1832 perché sì. L'oggetto scompare di nuovo, uh, scompare tra le nuvole. Tra l'altro, eh, non è che scompare è che si occulta più di tanto, penso che proprio sia semplicemente entrato dentro le nuvole. Perché in questo, questo è uno di quei casi, sai dove diciamo che secondo me voleva farci vedere se no assolutamente. Non assolutamente. Questa è uh, la 1859. Seconda... Quindi immagino che sia sempre lo stesso oggetto e secondo momento, allora, qua che sia lo stesso oggetto, non lo so perché in realtà quell'oggetto è differente. Quindi okay. non sono sicuro che sia lo stesso oggetto. Secondo me erano due oggetti. Uno era quello lì che abbiamo visto alle 18.30 e questo è il quello delle 18.50. Ora, prepariamoci perché questa che faremo questo vedere... Eh, qua, eh, questa già lo sai che ci diranno, vabbè, ma questa siccome è troppo chiara, ci diranno sicuramente che questa è un fake, perché chiaramente... Ma eh, eh, ragazzi, questa qua è passata sopra la testa ed era un padrone bello grosso di 30 metri ed è passato piano per farsi fotografare cioè non ci sono altre spiegazioni cioè lui è uscito dalle nuvole ha rallentato quando era sopra di noi e si è fatto fotografare certo. qui non ci sono non ci sono possibilità cioè è, è incredibile Qui, Anche qua tra l'altro vedo che al centro, esattamente come le prime fotografie che abbiamo visto, ci sono una serie di sfere gialle allora, che sono quelle che probabilmente sono luminose durante la notte. Allora, questo sì potrebbe essere una delle spiegazioni, sicuramente perché no. Io non so se siano lo stesso oggetto, ma ovviamente vedi che le tipologie, però come dicevamo, è molto simile. Si assomigliano sempre, se tu vai non avanti sì. e fai vedere l'immagine poi che ho filtrato... Sì. Quell'immagine scura si possono notare eh, ecco, questa qua. Eh, adesso si può notare due o tre particolari. Eh, uno sono le tre sfere, più diciamo fatte a triangolo che potrebbero rappresentare la famosa propulsione. Eh, Ad eh, insomma, lui l'ha raccontata questo tipo di propulsione. che Guarda caso, sarebbe una propulsione magnetica, certo. guarda caso, sopra le linee geomagnetiche. E all'interno, se vedete, ci sono otto sfere gialle, le famose sfere di cui discutevamo, che potrebbero essere quelle famose che poi di notte sono illuminate e si staccano. E o, oh, non lo so questo, però sicuramente si ritorna di nuovo a parlare di sfere. Eh, questa è sicuramente, per quanto mi riguarda, lo scatto più eclatante assolutamente che mi sia mai capitato nella vita. Cioè, di, di UFO e di, di oggetti ne abbiamo fotografati ma questo sì, sì, sì. questo è proprio si sì, sì, sono proprio voluti far vedere poi non lo so perché e questa è qui l'esperienza va va oltre la semplice foto, cioè se, quando ti capita di vivere quella cosa lì ci rimai un attimo a dire ma perché però fatto sta che ci sono fatti volere, si sono fatti fotografare Uh, tra l'altro, questa è la fine della sequenza, perché poi di nuovo lui entra dentro il nuvole e dopo un po' compare molto più in alto, mm -hmm. ancora per qualche minuto, dopodiché non l'abbiamo più visto, per carità, e mi si è perso l'avvistamento. Comunque, insomma, vediamo che l'oggetto è lo stesso. Ci sono le tre sfere triangolari e le otto sfere più piccole, insomma, messe qui è al Un po' più in alto. Se vedete l'oggetto lo, lo, di cui parliamo, eh, queste qua. Qui, queste, qui, qui parliamo delle sfere, esatto, guarda caso, esatto. È quello che discutevamo prima insieme. Sì, eh, quella, quelle famose otto sfere che erano attaccate a quel disco. Eh, le abbiamo catturate, in questo caso non lo, io qua non c'ero ad esempio, ma eh, sono state catturate da, anche qua da più testimoni in più occasioni, dove si vedono queste, queste sfere gialle di un metro, un metro e mezzo di diametro apparentemente, che se ne vanno in giro svolazzando per, per la valle. Eh, abbiamo ipotizzato che siano sonde, droni, sonde, esattamente un po' come, come possono essere i nostri droni proprio. Quindi non, credo, che, cioè, credo che la loro funzione sia poi quella, non so se abbiano altre funzioni. Monitorare? Credo che sia di monitoraggio o poi non so, non, magari non è un monitoraggio visivo, è più un monitoraggio del territorio, del terreno, una sonda a livello di, 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 di minerali magari, magari non so, stanno, stanno sondando il terreno, hai capito? Certo. Non, so, non credo che sia una sonda visiva, credo, eh? Poi... Questo a me non l'hanno detto, <ride> anche se poi ci speriamo sempre. Mi come Ma vedete... tu che queste sfere gialle o arancioni che siano, assomigliano molto a quelle che poi erano intorno a, quella, a quelle immagini che abbiamo visto e a quelle che tu hai fotografato personalmente. Insomma. Sì, sì, sì quel, cioè quel, quello, quel disco là è evidente, è inutile girarsi intorno. Cioè, lì si vedono proprio e queste sono la stessa cosa. Cioè sono la stessa, la stessa tipologia. Quelle lì si, si staccano e possono. E, e volano autonomamente con una propria intelligenza. O pilotata. Non lo so. Questo io penso che fondamentalmente si muovono in, in autonomia. Esattamente come potrebbe fare un drone con, con un'intelligenza artificiale. Chiaro. Però, come vedi, sono tante. Le, 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 la sequenza è lunga. Sì. Cioè, nel senso ci sono tante immagini che, dove sono stati fotografati questi oggetti volare. Sembrano palloni, eh, poi tra l'altro, non è sì. che. È. Sì. Però anche lì adesso <ride> bisognerebbe riuscire a tirare un calcio e far volare il pallone sopra gli alberi. Eh. <ride> per i 200 ah, metri. Famosi, cioè. Anche, anche forse vorrei conoscere chi ci riesce cioè, a farli volare così in alto. Ah, ma sai, comunque, sì, poi diranno: Beh, ma questi possono essere palloncini riempiti a elio, poi fotografati, no? palloncini sì, gialli perché poi, insomma, si, trova, si, si, si tende sempre a cercare una, una risposta razionale, no? e, da una parte anche comprensibile. Ah, Sinceramente, non mi faccio neanche più il cruccio. Quello che noi stiamo facendo vedere sono una serie di fotografie che mostrano un certo tipo di percorso che tu hai fatto in quella valle, che Diletta vive in quella valle da, 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 da quando è nata e adesso insomma, la stiamo vedendo tradotta in immagini, poi ognuno giustamente tirerà le proprie conclusioni. Insomma, ecco, vedere un, un nutrito numero di fotografie fatte in zone completamente differenti dello stesso oggetto pensare che uno vada in giro col palloncino di elio a, a farsi chilometri per farlo, fotografarne uno in zona diversa ogni volta, la vedo abbastanza complessa come situazione, quindi insomma li vediamo veramente in ogni dove Eh sì sì sì, beh come dicevamo prima non è per ribadirlo, cioè noi qua oltre a, non è un discorso di proprio, è un discorso di storia, cioè uno io sto raccontando una storia, un'esperienza certo. eh, fatta di ricerca e esperienze personali vissute in primo piano e questa parte era dedicata eh, è dedicata quindi a, a, a ciò che volava sopra le teste e nelle prossime puntate andremo a dedicarci anche degli aspetti un po più approfonditi eh sì. di, 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 di diciamo di, di, di questa di questa storia via diciamo facciamo poi un, un secondo tempo un secondo round eh, questa è un'altra bella immagine eh sì. sempre pizzoscavino Sempre quella è sempre il pizzoscalino innevato e ci sono queste tre sfere anche qua che si muovono eh, evidenti. Eh, questa l'ho inserita proprio perché eh, danno proprio l'idea che hanno a Sembra. che fare con il pizzoscalino, sembrano che escano dal pizzoscalino. E probabilmente non escudo che fosse così, ecco nella, nella sequenza, è, però sono solo queste due immagini, quindi queste tre sfere lì, e poi nel, nella seconda c'è solo più l'ultima sfera che sta andando via. Eh sì. e considerate che le foto sono scattate a pochi secondi l'una dall'altra, quindi comunque avevano una capacità di volare a una velocità abbastanza importante, certo. Io credo che abbiamo visto delle fotografie molto molto interessanti, dei video e degli audio molto interessanti, è stato molto interessante soprattutto ascoltare le testimonianze dirette, sia di Diretta sia di Andrea, che secondo me sono la, la parte più, più importante, insomma anche perché poi sai, eh, tanto lavoro fatto in zona significa anche tanta ricerca e tanta ricerca è anche giusto che abbia uno spazio adeguato, quindi oggi abbiamo parlato esclusivamente di questo. Nelle prossime puntate approfondiremo determinati argomenti che secondo me sono ancora più interessanti. Prima di, far mostrare, prima di mostrare le ultime due immagini, che un po' apriranno no? a quella che sarà la prossima puntata, uh, una domanda per tutti e due. Se doveste a oggi tirare delle conclusioni in base alle vostre esperienze, a ciò che avete vissuto personalmente sulla vostra pelle, che idea vi siete fatti? Che interessi hanno? Che, che interazione avranno con noi? Si mostreranno prima o poi oppure resterà sempre tutto così, abbastanza nella nebbia? Diretta. Secondo me si stanno palesando perché le fotografie lo dimostrano. Poi se vogliono farsi vedere anche fisicamente, in alcuni casi è successo... Anche in Val Malenco, persone li hanno proprio visti. Una ragazza ha addirittura investito in uno di questi ometti. Mm. E ci sono. So, ho seguito anche ricerche fatte da altri gruppi, come accennavo prima, che ultimamente ci sono stati degli avvistamenti proprio di, di, di questi personaggi. Non saprei come definirli. Eh, visti più volte dalle persone proprio di Chiesa in Valmalenco, per cui si fanno vedere ecco. Poi dipende sempre uno cosa cerca. Certo che se siamo cresciuti guardando i cartoni animati o i film hollywoodiani e ci vediamo uno scarabocchio lì che ci cammina davanti, non lo identifichiamo magari come eh, l'extraterrestre che abbiamo nella testa, però, si è cioè, fatto vedere magari te non, non te ne sei accorto. Ecco, per cui eh, cosa cercano? Eh, sicuramente sono, come dicevamo prima, eh, studiano il territorio, sono molto interessati ai sali minerari, all'acqua, eh, alle pietre, alcuni tipi di pietre piuttosto che altre. E, ecco, come diceva anche Andrea, sono qui per fare ricerca, ma già prima che noi eh, prendessimo, diciamo, il possesso tra virgolette dei territori vari per cui non no, no fanno niente di nascosto chi non vuole vedere non li vede eh, diciamo così Andrea allora ma guarda allora quello che penso io allora se parliamo di quelli della valmalenco quelli della valmalenco sono lì per fare ricerca scientifica eh, credo che sia un, io adesso parlo eh, a ruota libera credo che sia una, una razza eh, che in realtà ne coinvolge più di una, ma è specifica, quindi è specifica a una tipologia di cui poi vedremo una fotografia, eh, e loro hanno rinunciato al loro pianeta per venire qua e fare ricerca, quindi questi sono venuti a vivere qua, ecco perché sono qui da migliaia di anni, non è che vanno avanti e indietro, questi hanno rinunciato e sono venuti a vivere qua per studiare probabilmente. Eh, il nostro pianeta, o comunque per avere un, un, uno spettro più ampio no, di tutta la situazione che può essere a livello dell'universo. Quindi credo che siano qua per questo solo esclusivamente per loro, eh, i loro studi. Non so quanto l'interazione con noi gli possa, gli possa interessare, tant'è che infatti loro interagiscono raramente con poche persone e magari poi... Lì si può affrontare sul fatto del perché con qualche duno interagiscono eh, o perché ogni tanto interagiscono, ma non hanno intenzione di instaurare un rapporto. Magari un'interazione sì. Quindi non credo che si facciano, non si faranno vedere palesemente da dire ok. Da oggi ci presentiamo alla, agli umani. Non credo, a meno loro non credo che li facciano. Se dovessi. Usare una, una battuta, uh, c'era un po' la, la vignetta no, del disco volante che a terra c'è l'uomo con, con il suo cane che guarda gli alieni e dice: Posso portare anche lui? perché lui vuole bene al suo cane. E loro gli rispondono: In realtà siamo qui solo per il cane. <ride> Credo che sia un discorso un po' del genere, ecco, se proprio anche perché noi in questo momento non so quanto possiamo concepire l'idea di, di, di questa cosa perché siamo un po' troppo aggressivi secondo me sotto certi punti eh, probabilmente non siamo ancora pronti non siamo ancora pronti per un certo tipo di contatto Andrea è possibile. Eh, allora facciamo una cosa adesso vediamo queste due fotografie che un po' anticiperanno quella che sarà la prossima puntata e secondo me sono molto interessanti la seconda fotografia la, facciamo vedere subito la prima che è questa qui che è come ecco okay vediamo dei caccia che sono all'inseguimento di un oggetto eh, che non ha certo una forma mh, aerea è molto interessante perché insomma stiamo vedendo c'è un elicottero vediamo da sinistra e poi ci sono dei caccia che sembrano inseguire qualche cosa che vola quindi insomma voglio dire questa è è una bella fotografia no è qualcosa che ci fa capire anche l'interazione che c'è con vabbè. il mondo militare, che c'è sempre stata poi, tutto sommato. Anticipiamo no? solo dicendo, non, gli stanno, non stanno cercando di abbatterlo, ma lo fotografano. Boh. Osservazione. Quindi loro studiano, noi noi studiamo loro e niente, <ride> si prosegue così. Però insomma, la seconda fotografia che invece vi andiamo a far vedere è questa, e chiaramente uno dice: beh, ma che cosa ci stai facendo vedere? Vi avviso, chiaramente molti diranno: ah, ma questo è un fake, eccetera, eccetera. La prima impressione che ho avuto io è stata anche: vabbè, ma questa può essere sicuramente un fotomontaggio. In realtà, poi ho visto la certificazione della fotografia che è autentica, insomma, c'è un ente terzo che l'ha certificata con 64 pagine, come dicevamo prima, che mostrano appunto che questa fotografia è reale. Ecco, ho incominciate a vedere che cosa si intravede tra le rocce chiaramente poi tra l'altro ha lo stesso colore delle rocce ed è molto probabilmente quell'essere, quella razza di cui ci stava parlando poc'anzi eh, il caro Andrea. Eccola qua. Come vedete insomma c'è questo osservatore che... Questa foto l'hai scattata tu Andrea. Questa foto non l'ho scattata io. Però uno non del tuo gruppo me. se non erro, vero? No, no, sì, 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 è uno del gruppo che, di cui poi ne parleremo. Eh. Fondamentalmente, poi, tra l'altro, è, è, è poi il comandante di Roy, quindi possiamo già anticiparlo, perché tanto, ormai, la sua, la sua carriera gliel'hanno già rovinata, quindi adesso ne può parlare liberamente. E questa fotografia qua io ho gli originali, di nuovo, ho, 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 oltre che averli verificati, questa fotografia è stata certificata uh, da un ingegnere che fa certificazione forense fotografica per il Tribunale di Bologna e con 64 pagine, se non sbaglio male, io li continuo di 64 poi lo, lo vedremo perché comunque la documentazione ce l'ho, la vediamo nella prossima puntata, lui ha specificato e ha fatto tutti gli accertamenti del caso e ha confermato che questa foto non ha nessun tipo di manipolazione digitale, non esiste nessun tipo di alterazione sulla fotografia, questa foto è così come la state vedendo lo so che può essere che, che se ne eh, pensi? è il discorso di cui dicevamo prima dicevamo, quando sono troppo evidenti poi dopo cosa, come, come succede eh, in, in alcune occasioni a me è capitato di vederli ok con i miei occhi quindi non si tratta più di per quanto mi riguarda di doverla certificare una fotografia simile perché so che è reale eh, le, la mia reazione per giorni ne ho fatto fatica a dormire, eh, però comunque è di, è di tutto impatto, cioè, poi con, con, con la, la, la diletta qui a fianco eh, ne è capitato occasioni in cui andavamo in piena notte in giro per i monti a correre dietro a luci, ombre e quant'altro, quindi le abbiamo fatte per quelle esperienze. Beh, diciamo che una cosa che sarebbe interessante da fare eventualmente, da, perché no? Organizzare anche una piccola spedizione, no? magari in, per due o tre giorni, con le persone che vorranno partecipare. Chiaramente, e metterci lì a fare osservazione, perché sai. Comunque sia, secondo me, vedere con i propri occhi è un'esperienza che comunque sia, non, non ha nulla a che vedere con l'immagine, con la fotografia, con il racconto. Perché insomma, ne prendi coscienza personalmente, e a quel punto decade tutto il tuo scetticismo. È chiaro che una fotografia come quella che abbiamo fatto vedere poc'anzi. Creerà molto scetticismo. È normale. Faremo vedere anche tutte le certificazioni nella seconda puntata. Vedrete anche altre foto molto molto interessanti. Eh, però, giustamente. Lascio sempre a tutti la possibilità di avere la propria opinione, perché è giusto che sia così, giusto. ma magari ecco, se riusciremo a organizzare questa, questa spedizione in Malenco anche un fine settimana, un venerdì, un sabato, una domenica, semplicemente per fare osservazione, sia di giorno che di notte, magari tante di quelle persone che possono essere incuriosite potranno vedere con i loro occhi effettivamente cose che magari non si aspetterebbero di vedere, no? Perché, proprio perché magari scettiche, quindi anzi. Spero che se riusciremo a organizzarla ci siano un bel po' di persone scettiche, così almeno eh, non avremo più tanto da discutere, insomma, ma semplicemente da condividere. Che dirvi ragazzi, ci siamo fatti quasi due ore di trasmissione, oh. è stata veramente molto, molto interessante questa prima puntata, sicuramente lo saranno anche le successive. Io vi ringrazio veramente di cuore, grazie diretta per essere stata con noi. Grazie a te Marco per averci ospitati. È stato grazie, un grandissimo grazie. piacere, grazie a te Andrea. Grazie tante Marco, eh, un saluto a tutti quanti. Vi ringrazio e ci rivediamo nella prossima puntata con queste nuove argomentazioni. Che poi andranno sempre più a svilupparsi in differenti filoni. Secondo me, che sono molto, molto interessanti. Come vedete anche dall'immagine che è proprio dietro Andrea e dietro a Diletta eccola qua eccola qua poi spiegheremo, spiegheremo anche questo di che cosa si tratta io ringrazio tutti quanti vi auguro una buonanotte e alla prossima puntata grazie ancora buonanotte no, buonanotte